Lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì. Ci può dire quando è stato combinato, in quali circostanze e se anche la sua famiglia faceva parte di Cosa Nostra? Sì, io sono stato combinato nel 1976-77 nella famiglia di San Giuseppe Ato, a cui Elman faceva pure mandamento, il capomandamento prima Antonio Salamone, in sostituzione mio padre Brusca Bernardo, e poi nell'83 divenne capomandamento a tutti gli effetti. Senta, lei è uscito da Cosa Nostra e lei sì. Collabora adesso con la giustizia? Sì, io dal 23 maggio 96, prima con i colloqui investigativi e poi con le autorità competenti, ho sempre collaborato fino alla giornata odierna. Ecco, signor Brusca, prima di affrontare i temi di questo esame, ci può dire qualcosa sui motivi che lo hanno indotto a collaborare con la giustizia e a ripudiare, diciamo, la sua affiliazione a Cosa Nostra? Ma i motivi, guardi, sono tanti. In base all'esperienza di quello che io ho vissuto, l'ho fatto prima di tutto per mio figlio, in modo che non riprendesse la stessa strada che ho intrapreso io. Con questo non voglio dare la colpa a nessuno, perché io quando facevo quello che facevo ero responsabile, quindi non voglio dare colpa a nessuno. Ma in base all'esperienza che ho avuto, l'unico sistema per rompere era solo così. Due, credo che ho semplicemente dato tutto a Cosa Nostra, sono diventato un mostro, un animale, tutto quello che come sono stato definito, ma solo semplicemente per Cosa Nostra, e non ho mai fatto niente di personale, quindi sotto questo punto di vista ho la coscienza a posto, però gli omicidi, gli attentati, tutto quello che è stato fatto li ho commessi. E poi tutta una serie di fatti, quindi io ho deciso di rompere con l'attività di Cosa Nostra. E poi uno dei motivi, in quanto Salvatore Rina dice vero, non vero, comunque il fatto che io sono andato in certi posti per trattare della droga, che mi voleva eliminare a me a Salvuccio Madonia, in qualche modo mi ha lasciato perplesso. Bene, senta, signor Brusca, lei ha avuto mai la possibilità di conoscere o comunque di sentir parlare dei cugini, degli esattori di Salemi, Ignazio e Nino Salvo? Sì. Ecco, ci può dire se li ha conosciuti personalmente e se no in quali circostanze ha avuto modo di sentire parlare? Li ho conosciuti personalmente dopo che cominciò la guerra di mafia contro Stefano Bontade e compagni, da quel momento in poi io poi sono stato messo a contatto con Ignazio e Antonino Salvo, uomini d'onore della famiglia di Salemi, e per motivi di Cosa Nostra, per rapporti con Salvatore Rina e per tutto quello che lui aveva bisogno. Questa conoscenza dei cugini Salvo a quando risale? All'81, cioè quello che io li ho conosciuti all'81 in poi, da metà 81 in poi, ma già io sapevo dell'esistenza dei Salvo da prima. Senta, lei ha detto dei cugini Salvo, uomini d'onore della famiglia di Salemi. Ci può dire, se sa, quale ruolo avessero in Cosa Nostra? Mi spiego meglio. È a conoscenza di episodi, di qualcosa che dimostrino o che possano illustrare alla Corte un interessamento, un comportamento di Ignazio o di Nino, o di entrambi, nell'interesse di Cosa Nostra? Che cosa faceva? Ma i Salvo, per quelle che sono le mie conoscenze, si mettevano a disposizione per aggiustare quelle che erano qualche processo, quindi sfruttare la situazione politica o le sue conoscenze. Hanno aderito a qualche strage e ne sono a conoscenza diretta, si mettevano a disposizione di Salvatore Rina in quanto li custodivano soldi,
Senta, queste sono attività dei cugini salvi, io sono a conoscenza diretta. Bene, senta, signor Busta, poi magari su questa sua conoscenza diretta ci soffermeremo per qualche momento. Però adesso vorrei sapere da lei, lei ha parlato di aggiustamento di processi o di interessamento, ricorda qualche processo in particolare sul quale i cugini Salvo si sono interessati? Ecco, Un processo Basile, l'omicidio del capitano Basile. se può illustrarlo brevemente alla Corte, di che cosa si è trattato? Dunque, è successo che era stato eliminato il capitano dei carabinieri Emanuele Basile a Monreale, a chi avevano subito arrestato gli esecutori materiali nella nottata, e si comincia l'iter di questo processo. Come di solito, Cosa Nostra, sia per questo che per tutti i processi in corso, cerca di poter ottenere il meglio, cioè la soluzione o il minimo dei danni per chi esso sia. A che questo processo comincia ad avere la posizione un po' pesante, in quanto erano state arrestate sul territorio, c'erano stati dei piccoli imprevisti. Vengono arrestati e questo processo va in corte d'assise. Questo processo viene rinviato in una prima seduta e viene rinviato per problemi tecnici. Dopodiché viene ripreso. Viene ripreso e a un certo punto a Salvatore Arrigo, non so da quale fonte, gli risulta che il procuratore Paino o il presidente, non so chi, volevano a qualsiasi costo condannare i tre esecutori materiali. A un dato punto mi manda a me, da Ignazio Salvo, perché loro intervenissero tramite Lima verso il procuratore allora Paino, perché questo processo andasse bene e che io ci sono andato. Andando io dal presidente Cedanino Salvo, per dire a nome di Salvatore Arrigo, di intervenire su questo processo, se no avrebbe eliminato a tutti. E così io ho detto. E dopo 1, 2, 3 giorni io ho avuto una risposta positiva per dire tutto ok, al più presto, cioè appena il processo sarà finito, andranno tutti assolti. E così fu. Beh, senta, le risulta che i Salvo, dei quali stiamo parlando, avessero dei rapporti con alte cariche istituzionali? Mi riferisco in particolare all'onorevole Andreotti. Le risulta che ci siano stati dei Sì, rapporti? Ci in può questo. dire come le risulta e poi che genere di rapporti a lei sono noti tra i Salvo e l'onorevole Andreotti? In questa occasione che io sono andato per l'aggiustamento del capitano Basile, in quell'occasione, in base a come io ero andato a prospettare l'aggiustamento di questo processo, Nino Salvo, in un momento di sfogo, per dire, dice: mi viene un po' difficile in quanto poter intervenire ora. Peccato che quando fu di Natale Rimi, o dei Rimi, di Alcamo, di Filippo, di Vincenzo Rimi, quando fu dei Rimi di Alcamo, dice: sono riuscito a far intervenire l'onorevole Andreotti. Che io rimasi lì per lì un pochettino, un po' sorpreso, e poi vado da mio padre e poi da Salvatore Arrigo per chiedere conferma di questo fatto, e tutte e due mi confermano che era vero, in quanto i Rimi di Alcamo avevano un processo in corte d'assise, in quanto erano stati condannati all'ergastolo, e non so in quale posizione erano, ma che poi con l'intervento dell'onorevole Andreotti questo processo andò bene. E questo è uno. Poi, quando fu che a Palermo succedevano spesso, succedeva, era scoppiata la guerra di mafia, e mi ricordo in particolare quando il giornale L'Ora pubblicava che erano giunti a 100 morti, perché c'erano 2, 3, 4 morti al giorno, quelli che si sapevano, perché poi c'erano le lupare bianche. Quindi non si sapevano.
Nino, Ignazio Salvo, mi dissero di fare sapere a Salvatore Arrigo, in quanto l'onorevole Giotti aveva detto di frenare un po' questa escalation di morti, perché lui non poteva più reggere la situazione palermitana e quantomeno quella siciliana, perché era costretto ad poter emettere qualche legge speciale, cioè per la Sicilia. Questa è la seconda volta. Poi, quando fu per l'intervento del Marchese processo, più di una volta mi mandò, una, due, tre, tantissime volte, mi mandò dal Ignazio Salvo, che Nino già era morto, per poter intervenire e poter fare il massimo, e dicendomi di mandarmi da Lima, lì mandare da Andreotti per poter vedere di poter fare qualche cosa. Cosa che Ignazio Salvo, non so se lo fece o non lo fece, sta di fatto che Ignazio Salvo, io andavo da, per conto di Salvatore Arrigo, da Ignazio Salvo per questi motivi. E, ripeto, non so, credo che non fece niente, perché il Marchese poi all'ultimo andò confermato per tutte quelle che erano state le condanne. Tant'è vero poi per questo, per fatti vecchi e tanti altri fatti, poi Ignazio Salvo venne eliminato. Quindi queste sono almeno quelle che io ricordo. Senta una cosa, signor Brusca, lei ha accennato prima alla vicenda Arrigo, ci sarebbe stato un interessamento. Che cosa sa di questo? Ci può dire chi era questo Arrigo? Insomma, che vicenda, quello che lei sa. No, io conosco Arrigo, uomo di onore della famiglia di Alcamo, in quanto io nell'81 ero stato delegato assieme ai Madonia di Resuttana, per eliminarli, in quanto vicino a Stefano Bontade, vicino all'Inserillo, vicino ai Salvo, vicino a Badalamenti, in quanto Badalamenti con il Rimi, parente, forse cognati, con un grado di parentela, e quindi io li cercavo per eliminarli. So che questi avevano avuto un processo per un omicidio in corte d'assise, in cui erano stati condannati all'ergastolo, mi sembra Vincenzo e Filippo o Rimi, e che poi sono stati, ma hanno avuto in diverse occasioni, comunque io ho venuto a sapere dell'interessamento dell'onorevole Andreotti già mi tenino salvo, confermatomi poi da mio padre e da Salvatore Arrigo. Bene, senta signor Brusca, lei ha incontrato i Salvo? Sì, un sacco di volte. Un sacco di volte. Dove avvenivano questi incontri normalmente? O dove sono avvenuti quelli che lei ricorda particolarmente? Ma io ci andavo in via Ariosto, numero 12, prevalentemente da Nino Salvo, c'è Antonino Salvo. Via Ariosto a Palermo? Via Ariosto a Palermo, a quarto piano, dove ci avevano gli uffici. Ci aveva gli uffici Nino Salvo. Poi andavo da Ignazio Salvo, non mi ricordo la via, comunque vicino a Piazza Vittorio Veneto. Lui abita all'ultimo piano, cioè all'attico, però a piano terra, alle spalle del palazzo c'è gli uffici. Poi ci andavo a Santa Flavia, ci andavo a Salemi. Santa Flavia dove c'è? Dove c'hanno loro la villeggiatura estiva, dove abbiamo commesso l'omicidio di Ignazio Salvo. Di Ignazio Salvo. Senta, ancora una cosa, lei ha conosciuto, sa chi sia il dottor Gaetano San Giorgi? Sì, l'ho conosciuto, lo conoscevo già dall'81. Quando fu dall'omicidio di Ignazio Salvo partecipò assieme a me, e da lì io sono venuto a conoscenza dell'eliminazione di Ignazio Salvo, anche se lo sapevo già da molto tempo prima, e poi abbiamo avuto altre piccole esperienze. Senta, su San Giorgi, le risulta che il signor San Giorgi, il dottor San Giorgi, fosse uomo d'onore? Sì, uomo d'onore della famiglia di Salemi. E imparentato ovviamente. Genero di Nino Salvo. Di Nino Salvo. Senta, lei è al corrente di rapporti o di qualche elemento che possa mettere in collegamento il dottor San Giorgi con l'onorevole Andreotti? Io ho di il dottor San Giorgi, cioè Gaetano San Giorgi, chiamato Tani. Quando fu che era scoppiato l'inchiesta a carico dell'onorevole Andreotti, sono venuta a conoscenza di alcuni episodi
tipo quando si parlava che l'onorevole Andreotti era sulla barca di Nino, o Ignazio Salvo, come credo di Nino, lui mi disse che no, non era Andreotti, ma bensì l'onorevole Vitalone. Poi mi disse che aveva ricevuto un regalo, il famoso vassoio piatto d'argento. Ecco, aspetti, scusi signor Brusca, se la interrompo. A proposito di questo episodio del vassoio d'argento, ci può dire dove vi trovavate, quando ve ne ha parlato? Ne ha parlato, ne avete parlato con San Giorgi e che cosa esattamente le ha detto? Ne abbiamo parlato a Santa Flavia, nella casa paterna di Gaetano San Giorgi e non nel villino del suocero, nella casa di Gaetano San Giorgi, e lì eravamo perché ci dava ospitalità sia per la latitanza, Chi era sia latitante in quel momento? l'addante ero io e Bagarella Leo Luca. San Giorgi invece era libero, no? Non San era Giorgi, ancora. Giovanni Scaduto, Gioacchino La Barbera, Antonino Gioè, tutti quelli che frequentavamo quella casa. Ci dava ospitalità sia per qualche po' di latitanza, l'abbiamo adoperato come base per l'omicidio di Ignazio Salvo, e poi era qualche appuntamento, la sfruttavamo qualche appuntamento. Eravamo già nel periodo che si parlava dell'onorevole Andreotti in quanto inquisito Acquisito dalla Procura di della Palermo, Procura di per Palermo, sì. e da lì, dai piccoli articoli giornali che venivano fuori, lui mi precisava, nel senso che sulla barca dell'onorevole, cioè di Nino Salvo, non c'era l'onorevole Andreotti, ma bensì l'onorevole Vitalone. Mi parlò del vassoio d'argento. Ecco, questo vassoio d'argento che cosa le disse Mi San Giorgi? disse che pure che l'avrebbero trovato. L'avrebbero trovato, non sarebbero mai arrivati all'onorevole Andreotti in quanto era stato regalato, portato o perlomeno comprato da un notaio o da un avvocato. Questo vassoio d'argento, non so se lei lo ha detto, ma se no per caso di ripeterlo, perché sarebbe, come sarebbe arrivato a San Giorgi? Perché l'onorevole Andreotti l'avrebbe dato a San Giorgi o l'avrebbe fatto avere? Che cos'era? Era un regalo del matrimonio. Un regalo del matrimonio di San Giorgi, Sì, no? con la figlia di Nino Salvo. Con la figlia. Quindi era un regalo, un dono di Un dono di nozze. nozze, sì. Lui l'aveva questo, le disse che l'aveva questo, l'aveva Sì, conservato questo dono. l'aveva conservato e aveva subito o doveva subire una perquisizione da parte della DIA, o aveva intuito, e l'ha fatto sparire. E mi ha detto pure, quando ci sono andati quelli della DIA, dice, come mai non si sono accorti? Perché c'era l'alone, non mi ricordo se della polvere o dai raggi solari, in quanto avevano lasciato l'alone dove era posato questo vassoio, cioè posato, custodito questo vassoio d'argento. A distanza di tempo ci siamo rivisti e io gli avevo consigliato di distruggerlo, che non si sapeva mai se poteva essere trovato o meno. E lui mi disse, stai tranquillo che è tutto a posto. Poi ho saputo giornalisticamente che è stato trovato. Senta, signor Brusca, lei ha parlato prima dell'onorevole Vitalone. Risulta che ci fossero dei rapporti tra l'onorevole Vitalone e i cugini Salvo? Sì, vengo a conoscenza dei rapporti tramite diretti, per quello che mi dice Ignazio Salvo, che io andavo da Ignazio Salvo per sistemare, poter intervenire al Macchissi processo Quindi siamo in che periodo? 87-88, a che siccome c'era mi ricordo il fatto specifico che c'era Giovanni Falcone in quanto candidato a consigliere istruttore, comunque avevo qualche carica da essere nominato come consigliere istruttore, non mi ricordo cosa aveva, a che Ignazio Salvo in questo fatto mi dice, gli fai sapere a Salvatore Arrina che siamo riusciti, o siamo, prima mi dice, stiamo lavorando per non fare nomina a Giovanni Falcone a consigliere istruttore. Io vado da Salvatore Arrina, gli dico, mi sono incontrato con Don Ignazio, che lo chiamavo Don Ignazio,
Gli ho detto di poter fare intervenire i suoi amici o l'onorevole Limo Andreotti per poter sistemare il macchisi processo. A che mi dice che si stavano interessando per non fare avere la nomina al dottor Giovanni Falcone a consigliere istruttore o quello che era, tramite i suoi amici. Salvatore Arrina, quando gli dico questo fatto, dice: a me non mi interessa di quello che loro vogliono fare, tanto io Giovanni Falcone lo devo uccidere sempre, sarà questione di tempo, ma io lo devo uccidere sempre, loro possono fare quello che vogliono, cioè loro si sistemano le sue cose, ma io il mio impegno lo porto avanti e loro quello che vogliono fare fanno. A che io vado, ritorno, perché Salvatore Arrina mi dice: ma ci ritorno, cioè ci dice che si devono interessare per il macchisi processo. Ci ritorno a distanza di 2 o 3 giorni, perché la cosa fu breve, che già Giovanni Falcone non fu nominato, e mi dice Ignazio Salvo: cioè, tramite i miei amici ci siamo riusciti a non fare nominare il dottor Giovanni Falcone a consigliere istruttore, quello che era, tramite i miei amici, e mi ha fatto il nome di Vitalone e di Andreotti. Come di persone che si sarebbero interessati? Interessati, che tramite i suoi amici, tramite 1, 2, 3 voti, non sono riusciti a bloccare la nomina di Giovanni Falcone come consigliere istruttore. Senta, Stefano Bontade, le risulta che avesse dei rapporti con i Salvo, e se sì, che genere di rapporti? Ma prima che Salvatore Arrina venisse a contatto diretto con i Salvo avevano rapporti con Stefano Bontati, Gaetano Badalamenti, questo gruppo, e Salvatore Arrina li riteneva tutti una stessa persona, cioè tutti una cordata. Tant'è vero che spesso e volentieri Salvatore Arrina diceva che li voleva eliminare, sia Stefano Bontati, Badalamenti, Inserillo, il Rimi, come poi è avvenuto, e gli stessi Salvo, in quanto li riteneva tutti una stessa cordata. Poi, quando fu che è stato ucciso Stefano Bontati, Salvatore Inserillo, e tanti altri personaggi a loro legati, dalla vicinanza che c'è stato tra Salvatore Arrina e Ignazio Salvo, si sono un po' chiariti dei fatti, in quanto i Salvo erano convinti, per quello che le diceva Stefano Bontate, che erano Badalamenti, che a fare il sequestro Corleo sarebbero stati corleonesi, invece i corleonesi non erano stati, ma bensì i corleonesi erano stati quelli che avevano individuato gli esecutori materiali e li avevano eliminati per la legge di Cosa Nostra, che i sequestri in Sicilia non si dovevano fare. Accusavano Salvatore Arrina che era Salvatore Arrina e i corleonesi che erano sanguinari, erano spregiudicati, c'è tutta una serie di fatti che poi si sono chiariti con Salvatore Arrina, anche se Salvatore Arrina spesso e volentieri diceva: ma io prima o poi questi si devono fare ammazzare. Comunque questo negli anni Ottanta, ma prima di questo ruolo di Regina per quale sta parlando, i rapporti tra Bontate e Salvo erano come erano? Erano intimi, intimissimi, sì. Tant'è vero che noi abbiamo fatto un'istruzione a San Giuseppe Eato e si interessò Ignazio Salvo tramite Stefano Bontate con mio padre, cioè non c'era contatto diretto tra mio padre e Ignazio Salvo, cioè noi abbiamo sistemato questa cosa tramite Stefano Bontate con Ignazio Salvo. Senta, signor Brusca, lei ha conosciuto Michelangelo La Barbera? Sì. Ecco, ci può dire quando l'ha conosciuto, soprattutto chi è Michelangelo La Barbera? Dunque, Angelo La Barbera è uomo d'onore della famiglia di Bocca di Falco o Passo di Rigano. Io l'ho conosciuto quando scoppiò la guerra nell'81, abbiamo commesso qualche crimine assieme. Nell'ultimo periodo Angelo Barbera divenne sostituto
Salvatore Buscemi. Ecco, senta, Michelangelo La Barbera ha commesso qualche delitto, qualche omicidio? Sì, la strage della circonvallazione, dove morì Alfio Farlito ed altri, responsabile di omicidi, io l'ho visto così di sfuggita quando venne strangolato Santino Inserillo Di Maggio, cioè Salvatore Di Maggio, Giuseppe Di Maggio che si dovrebbe chiamare. Senta, signor Brusca, i rapporti se ne sono noti tra La Barbera, del quale stiamo parlando, cioè Michelangelo, e Inserillo. È la stessa famiglia. E rapporti personali, oltre ad essere la stessa famiglia, erano amici? Erano... Prima erano amici, però poi si è venuta, cioè, o perlomeno i malumori già c'erano, cioè i contrasti c'erano, però si è venuta alla conoscenza che Bontade, Inserillo, tutto questo gruppo erano già pronti per scatenare la guerra contro Salvatore Arrini e Company da Salvatore Buscemi e da Salvatore Montalto. Scusi, questo quando accade? Lo dico alla Corte, in che anni avviene questa? Basta fare riferimento 81. Alla data, ecco, la data degli omicidi di Bontade e di Inserillo. Ma prima di questi fatti, i rapporti tra Michelangelo La Barbera e Inserillo? Era la stessa famiglia, c'erano parenti, o addirittura Costantino sono cognati. Senta una cosa, signor Brusca, le risulta che La Barbera, stiamo parlando di epoca precedente all'81, facesse un'attività, cioè, oltre quella che gli derivava dal fatto di essere uomo d'onore, fare quel tipo di attività, aveva un'attività, diciamo così, pubblica, nota? Ma io, Angelo La Barbera, l'ho conosciuto sempre come un piccolo imprenditore. Si interessava di costruzione, ma lui materialmente faceva il pavimentista. Senta, Buscemi, ne ha parlato lei prima, Buscemi, ci può dire in due parole chi era e se anche lui aveva un'attività, diciamo così, nota oltre? Buscemi Salvatore, uomo d'onore della famiglia di Pastore Enrico, in Bocca di Falco, che è la stessa, dopo la guerra di mafia divenne capomandamento del territorio, credo che ancora oggi lo fosse, partecipò alla guerra di mafia assieme a Salvatore Arrina ed era ufficialmente in imprenditore e proprietario anche della cava e la Calcestruzzi Palermo. Senta, ancora una cosa, i rapporti tra Inserillo e Stefano Bontade? Ottimi, perché poi sono tanto vero che sono stati i primi due a morire. Senta, ancora qualche cosa, signor Brusca, lei ha conosciuto Pippo Calò? Sì. Ci può dire quando l'ha conosciuto e che cosa sa di Pippo Calò? Circa la sua appartenenza a Cosa Nostra, ecco. Pippo Calò, un uomo della famiglia di Palermo Centro, Portanova, l'ho conosciuto sempre nello stesso periodo dell'81, partecipò allo strangolamento di Rosario Riccobono assieme a me, partecipò allo strangolamento di Santino Inserillo e di Di Maggio. Era assieme a tutti noi, cioè Coglionese, tutti, trafficava in droga per conto di Cosa Nostra, rappresentante, capomandamento delle Portanova. Senta, Calò viveva... tempo a Roma per molto tempo, le risulta questo? Sì, spesso e volentieri Salvatore, Giuseppe Calò era spesso e volentieri a Roma. Che sa qualcosa dei suoi rapporti o di quello che faceva a Roma, diciamo, nell'interesse di Cosa Nostra? Io direttamente non so nulla, ma detto da mio padre Salvatore Rina, lui qualche appoggio ce l'aveva a Roma e credo con
qualcuno della bandiera Magliana, però di specifico, io di specifico particolare non ne so dire niente. Nomi non ne sa di questi presunti appartenenti alla banda della Magliana, non ne ha sentito parlare. Qualcuno a me è stato fatto, però al momento non me ne ricordo. Molto bene. Ma risulta che qualcuno di questi, chiamiamoli così, amici romani o di persone con le quali era in collegamento romano, abbia avuto rapporti con Calò, sia venuto a Palermo? Guardi, qualcuno di questi è venuto a Palermo, si sia incontrato con Calò e credo anche con Salvatore Riina, e non mi ricordo quale fu l'episodio specifico, comunque hanno dovuto, dove si trovavano, come erano combinate, se non sono dovuto scappare o andare, e addirittura hanno lasciato una macchina che sino al 92, e questa macchina si trovava a Palermo, e credo che si trattasse o di una Rolls Royce o di qualche Jaguar, comunque una macchina di notevole importanza. C'è il collega che vorrebbe fare qualche domanda, quindi cedo la parola. Prego. Io solo qualche precisazione e qualche particolare da chiederle. Quando lei parla dei Riina, intanto, a quali persone specificamente fa riferimento? No, io di Riina, guardi, non li ho mai conosciuti, anche se una volta costui sono venuti a casa mia. Io parlo di Riina, di Alcamo, di Filippo, Natale, Leo o Vincenzo, anche costui è morto. Io parlo di questi Riina. C'è Riina, Buccellato, Badalamenti, cioè sono tutta una famiglia. Vincenzo che è padre di... Non lo so se sono il padre di Leo. Ma lei Natale Riina l'ha conosciuto? Natale Riina io l'ho visto una volta alla Favarella. Ci vuole dire che l'ho in che visto... epoca era, ci troviamo? Dunque dobbiamo essere 79-80. Mi ricordo che io con mio accompagnai mio padre alla Favarella, non mi ricordo per quale motivo, a un dato punto l'abbiamo trovato, o aveva appuntamento con mio padre a fianco di Carlo, e poi c'era questa persona che io non conoscevo. A un dato punto mio padre, parlando con Franco Di Carlo, con gli dice: ma questo qua che ci fa? O viceversa. E poi ho capito che era là perché aspettava qualche risposta, o è venuto per qualche risposta, non so, per qualche cosa con Michela Greco. Qualche risposta riguardante cosa? Poteva essere processo, potevano essere altre cose, però io non le so dire. Cioè, l'unica volta che l'ho visto fu in quell'occasione. Io ricordo che all'udienza del 28 luglio del 97 a Palermo, lei su questo incontro aveva dato qualche particolare in più, dicendo che doveva prendere degli atti processuali che servivano per Filippo e Vincenzo Riina, che erano stati accusati da una donna a nome Battaglia. Dopo, parlando con mio padre mi dice che erano venuti da Michele Greco perché aspettavano, avevano interessato a Michele Greco o qualcuno, perché dovevano aspettare o degli atti processuali, comunque erano interessati al processo dove erano stati, il processo in cui in corso erano accusati dalla vedova Battaglia. Senta, un altro... Io ho parlato della conoscenza fisica dove l'ho conosciuto. Ecco, questo discorso avviene dopo. Sì. Senta, lei ha avuto già, un'altra piccola precisazione, ha avuto modo di ricordare più volte, la prima volta quando ha parlato dell'incarico che aveva avuto di uccidere Riina, perché è vicino a Inzerillo, Pontade e anche ai Salvo. E Badalamenti. Ha avuto modo di ricordare la guerra di mafia che contrapponeva i gruppi, Riina e Pontade, diciamo così, tanto per citare solo forse più rappresentativi. E la sua famiglia, San Giuseppe Iato, era come era schierata? Ma la mia famiglia di San Giuseppe Iato era schierata con Salvatore Riina. E
stata sempre schierata conservatorina. Mio padre, San Bernardo Brusca, conservatorina. Anche se inizialmente non sapevamo che Antonio Salamone era coinvolto anche nella guerra di mafia. È stato scoperto poi in secondo tempo. E Antonio Salamone invece di chi? Antonio, perché altrimenti non... Antonio Salamone è nato e vissuto a San Giuseppe Ato, poi se andava e veniva dal Brasile, è cognato De Greco, con seconda moglie, cognato De Greco di Ciaculli, non di Michele Greco, ma del cosiddetto ingegnere o qualcuno del genere. E sempre a proposito della guerra di mafia, lei ha avuto occasione di ricordare il passaggio dei Salvo, diciamo così, sotto l'influenza di Riina. Ci può dettagliare, meglio se possibile, che tempi e che modi ha avuto questo passaggio? Cioè, c'è stato qualcuno che l'ha favorito? In che periodo è avvenuto? Quando rispetto alla morte di Bontade, per esempio? Dunque, io con data precisa non glielo posso dire. Stefano Bontade muore la Pasquetta dell'81. Gli incontri sono venuti 2 mesi, 3 mesi dopo, 4 mesi dopo, comunque subito dopo la morte di Stefano Bontade, non so se tramite Michele Greco o con Mazzara del Vallo, però a un dato punto si sono incontrati con Salvatore Riina e da quel momento in poi sono cominciati i contatti diretti con Salvatore Riina e io ne fui il responsabile di questi contatti. Ecco, che lei sappia, per averlo visto personalmente, ricorda quando è stato la prima volta che si sono incontrati l'uno o l'altro dei Salvo con Riina? Io lo ripeto, il giorno preciso non me lo posso ricordare, neanche a me. Comunque 2 o 3 mesi dopo la morte di Stefano Bontade, non più di tanto. Qual è stato, ci ha detto, il ruolo di Michele Greco, di Mazzaresi in questo? No, io non so se tramite Michele Greco, cioè il rapporto è avvenuto tramite Michele Greco o Mariana Gatte di Mazzara del Vallo, in quanto Salemi era capomandamento di, cioè Mazzara del Vallo era capomandamento di Salemi e quindi potevano essere messi a disposizione dal suo capomandamento da Mariana Gatte o tramite Michele Greco, in quanto loro si conoscevano in maniera molto diretta. I rapporti che già avevano precedentemente. Senta, lei quando ha incontrato Nino Salvo e Ignazio Salvo, le ha sempre visti in condizioni di libertà o anche che le sappia avevano in qualche periodo qualche misura cautelare o altro provvedimento restrittivo? Io, Nino Salvo, Ignazio Salvo, fino all'arresto con la dichiarazione di Buscetta, li ho visti sempre liberi. Poi Nino Salvo non l'ho più visto, tanto io sono stato arrestato, poi mandato a Linosa, ma al ritorno credo che già Nino Salvo era morto, e poi io mi sono incontrato con Ignazio Salvo, ci andavo a casa quando lui era agli arresti domiciliari, quando aveva la sorveglianza, e non mi ricordo se da libero ci sono andato, quando poi ha finito tutte e 2 misure mi ci sono più incontrato. Senta, durante questo periodo di arresti domiciliari come potevate accedere? Aveva avuto qualche difficoltà per... Chi, io? Sì. No, mai nessuna difficoltà. Io ci andavo o come tramite Paolo Rabito o Paolo Rabito, Pino Maraggioglio, l'altro non mi ricordo in questo momento, comunque in particolar modo tramite Paolo Rabito, o ci andavo io personalmente e entravo dalla portineria quando c'era la portineria aperta, o dal citofono, citofonavo e salivo. Sta parlando di quale edificio qui? In Piazza Vittorio Veneto. Dove c'era? Dove c'aveva l'abitazione e gli uffici, sì, di Ignazio Salvo. Ignazio Salvo. Prego. E io ci andavo o quando con appuntamento preso in anticipo con Paolo Rabito, ci andavamo dallo scantinato, che c'è uno scantinato nella disponibilità, credo esclusiva, non sono sicuro, di Ignazio Salvo,
e ci salivo sopra tramite questo con l'ascensore. Ci può descrivere per quanto possibile questo stabile, questi uffici, la casa? Dunque, lo stabile si trova in piazza Vittorio Veneto, c'è la portineria, accanto c'è una banca, la portineria c'è, quando non c'è il portiere c'è un cancelletto di colore azzurro, carta da zucchero, cioè si può dire questo colore della sedia. Si entra, almeno nel 92, si entra, c'è il portinaio, e io mi presentavo a nome di Giovanni Rabito, perché già concordato precedentemente. Prendevo l'ascensore, salivo, e quando non c'era Paolo Rabito o qualcuno della famiglia che aveva una chiave per poter innestare in un meccanismo particolare in questo ascensore, mi fermavo al piano inferiore e poi salivo, scendevo al piano inferiore, perché quando c'era qualcuno dei familiari mi accompagnava fino all'attico, scendevo e poi salivo a piedi, facevo una rampa di scale a piedi, e si faceva la di trovare già Ignazio Salvo, di solito sempre, no? Perché non si faceva mai trovare nessun altro quando c'era il portiere. Quando non c'era il portiere mi aprivano al citofono, io citofonavo e mi rispondeva l'inserviente, una donna, comunque di solito sempre una donna, a che mi apriva il cancello, io già sapevo la strada e salivo. Quando invece dietro alle spalle della portineria, accanto agli uffici, c'era questo scivolo, cioè che si entrava in questo scivolo, si prendeva l'ascensore, c'era un meccanismo in cui si chiamava, l'ascensore scendeva allo scantinato, poi infilavano una chiavetta, tipo quando c'erano i tempi della Fiat 600, il quadro della Fiat 600, con questo meccanismo si saliva fino ad arrivare all'attico di Ignazio Salvo. Arrivando scendevamo e dopodiché a destra, cioè uscendo a destra, dove lui aveva una specie di ufficetto, una specie di sua abitazione, e lì mi incontravo con Ignazio Salvo. Non so se l'ho detto, ricorda che piano era? Piano attico. Prego. L'ultimo piano. Sì. Prosegua pure. E niente, finivo di parlare e poi scendevo. Poi quando lui ha avuto... I tempi? Qualcosa degli interni. Degli interni, mi ricordo che era tutto in parquet chiaro, salotto in stoffa, in quanto la moglie era una persona che si arredava lei stessa a quello che diceva Ignazio Salvo, ovvero aveva dei gusti particolari. E c'era un tavolinetto al centro del salottino, poi c'era una specie di piccolo studio, c'è scrivania all'angolo, se non ricordo male c'è la finestra che dava fuori, però non ci stavo attento io a tutti questi particolari, perché entravo, mi sedevo, e c'erano i salottini messi ad angolo, tant'è vero che ci mettevamo uno di qua e uno di là e ci guardavamo in faccia, e questo è quello che io mi ricordo in linea di massima dentro la casa di Ignazio Salvo. Senti, lei ha parlato di piazza Vittorio Veneto o di via Riosso? No, sono due cose diverse. Cioè, via Riosso e Nino Salvo. In via Riosso c'è Nino Salvo. Sì, dove c'è l'ufficio, dove io sono andato sempre agli uffici, al quarto piano. Lei ha conosciuto Francesco Maniglia? No. Ne ho sentito parlare. Ci vuole dire in che termini e quando? Dunque, Maniglia dovrebbe essere il proprietario, del cosiddetto palazzo di vetro, che è poi quello che comprò la cassa di risparmio, almeno la stessa cassa di risparmio, se non ricordo male.
il presidente della Ferrara, perché Maniglia, saputo che aveva avuto dei problemi finanziari, fallimento e cosa varia, io ripeto non l'ho mai visto, a un dato punto io assisto a un appuntamento tra Salvatore Riina, Nino Salvo e Carmelo Costanzo in via via Francesco Loiaco, no, Francesco Loiaco, in via Alcide De Gasperi, dove Pino Liberi ha gli uffici. E faccio questo appuntamento. Questo appuntamento era il fine di questo appuntamento era in quanto tra Costanzo e Salvatore e Carmelo Costanzo e Cugini Salvo, credo che dovevano avere soldi dal Maniglia e si sperava di vendere questo stabile, cioè di comprarsi questo stabile da fallimento, poi venderlo alla Cassa di Risparmio per poter guadagnare dei soldi e poi potersi togliere i debiti. A questo appuntamento poi, ripeto, partecipo in quanto io creo l'appuntamento con Nino Salvo, Carmelo Costanzo lo porta a Pino Lipari, io vado a lasciare prima Salvatore Rina, poi vado a prendere Nino Salvo, si incontrano in questi uffici di via Ariosto, di via Alcide De Gasperi, e dopodiché parlano, stanno un'oretta, un'oretta e mezza a parlare, a distanza di tempo si incontra Nino Salvo, non ricordo se c'era pure Ignazio, ma Nino Salvo sicuro, mio padre Salvatore Rina, nella casa incontrata da Damusi, in un villino incontrato da Damusi a San Giuseppiato, allora proprietà del dottor Troia, professor Troia, e che io assistivo così molto vagamente, e gli ho sentito dire come è andata, come non è andata, riferendosi all'affare del Palazzo Maniglia, dice niente, ci abbiamo guadagnato 15 miliardi, perché io ho detto il Mizzica, cioè si lamentava perché dice si lamentava in quanto dice che potevano tirare ancora di più, e che tutto era andato, andato bene. Sento, lei l'ha visto tre volte Carmelo Costanzo? No, di vista mai. Mi sono, cioè Salvatore Rina si è interessato per lui per motivi di appalti, per motivi di lavoro. Era una persona a lui molto vicino, quindi lo metteva a posto, quando ne aveva la possibilità lo favoriva per fargli prendere qualche appalto a Carmelo Costanzo. Lei ha avuto, ha saputo del fatto che i Costanzo fossero proprietari di una tenuta a Catania, sì, la provincia di Catania? Aveva una grossa proprietà a Catania dove aveva una riserva di caccia e che Salvatore Rina ci andò una o due volte a caccia in questa proprietà. E credo che ci sia andato anche Stefano Bondato, se non ricordo male. Senta, a proposito del discorso che facevo prima riguardante la guerra di mafia e il passaggio dei Salvo, diciamo, dall'influenza, dalla posizione dei perdenti, di Bondato, a quella di Riina, quel discorso di cui ci ha accennato, credo, verso l'inizio, quando Nino Salvo le dice che c'erano delle pressioni per prendere dei provvedimenti in Sicilia per la lotta alla mafia. Ecco, questo discorso quando si colloca? Guardi, si colloca precisamente a settimana, più 15 giorni più, il periodo preciso era quando il giornale loro comunicava, che mi ricordo con molta lucidità, che a Palermo sono arrivati a 100 morti, cioè quando si manifestava questo fatto. Cioè c'era un periodo in cui c'era una un'escalation di morte nei giornaliere. E quindi era già un periodo in cui si era già avvicinato Salvo alla... Sì, sì, e per avere quella notizia già Salvatore Rina con Ignazio Salvo e Cugini Salvo
e in buonissimi rapporti. Siamo 80, 83, viene la strage di Chennici, e già con loro 6-7 mesi prima l'avevamo, cioè mio padre Salvatore Rina con i cugini Salvo ne avevano discusso, non so se l'avevano stabilito assieme o meno, comunque sicuro ne avevano discusso, in quanto tramite loro io mi sono preso un appuntamento per andarmi a imparare il villino che il dottor Chinnici aveva a Salemi. Senta, fin qui abbiamo parlato dei rapporti dei Salvo con esponenti di Cosa Nostra e anche del loro interessamento per processi, ma c'erano anche attività criminali vere e proprie di cui lei ha conoscenza e alle quali hanno partecipato direttamente l'altro dei cugini? La strage del dottor Chinnici, loro non hanno partecipato fisicamente, però so semplicemente da una riunione fatta tra mio padre, Salvatore Rina, i cugini Salvo, eravamo incontrati ad Amusi, dove è stato arrestato mio padre. Dopo questa riunione loro sono usciti, c'era uno spiazzale davanti a questa, una specie di porticato, e mi chiamano, mio padre ci mette a disposizione di Don Antonino, cioè chiamavano Don Antonino, cioè di Antonio Salvo, Nino Salvo, perché ti deve imparare dove c'ha la villa il dottor Chinnici a Salemi, in quanto si doveva eliminare il dottor Chinnici e si doveva eliminare il dottor Chinnici perché il dottor Chinnici era una persona che dava fastidio sia a Cosa Nostra ma in particolar modo ai cugini Salvo. Dopodiché, dopo giorni, io prendo questo appuntamento, vado a Salemi con Nino Salvo, mi insegna dove era ubicata la casa del dottor Chinnici, in quanto prima dell'attentato si pensava di poterlo commettere con armi tradizionali, cioè con l'omicidio normale, cioè o per strada, o si doveva vedere come fare. Tant'è vero che noi, per vedere, che siccome si pensava che aveva la macchina blindata, per vedere che tipo di blindatura adoperava, a un dato punto mi faccio prestare la macchina di Nino Salvo, avevo un Alfa 6, la porto da Baglio Calatolo, là c'era Antonino Madonia ad aspettarmi, abbiamo visto la macchina, c'è la macchina in vetro, la macchina già la conoscevamo, gliela riporto, dopodiché a che punto siamo, ci stiamo lavorando, però più di questo loro non hanno fatto. E questo quanto riguarda il dottor Chinnici, solo che poi è stato postergato per, non mi ricordo, per 6-7 mesi questo fatto, e poi è stato portato a termine con l'autobomba nell'83. Dopo la strage del dottor Chinnici, subito io mi attivo perché dovevamo eliminare anche allora il dottor Giovanni Falcone, però subito poi, dopo una settimana di pedinamento e appostamento, Salvatore Rina mi dice lascia stare momentaneamente che poi se ne parla. Quindi questo io ne sono a conoscenza diretto con i cugini Salvo per quanto riguarda la strage del dottor Chinnici. Senta, di attività di riciclaggio o di attività connesse al traffico di stupefacenti con Salvatore Rina, i cugini Salvo non ne hanno mai fatto attività, gli hanno conservato dei soldi e li hanno investiti e credo in botte CCT, che poi io sono venuto a conoscenza che i cugini Salvo si lamentavano che avevano problemi economici, in quanto questi soldi che di Salvatore Rina glieli avevano affidati a un certo Cicetto Bruno di Bagheria, un piccolo imprenditore o piccolo, non so che dimensione abbia, di Bagheria, per un terreno in Viale Campania a Palermo
che era di proprietà dei cugini Salvo, in quanto li avevano intestato a Ceto Bruni come prestanome. E che loro spesso e volentieri, quando io ci andavo nell'87-88, loro rivendicavano che volevano sistemare la situazione di Ceto Bruno per avere indietro questo terreno. E mi dicevano: i soldi a Totuccio glielo abbiamo dati, però ancora dobbiamo incassare sia i soldi che il terreno. E quindi questo quando riguarda Salvatore Rina. Però poi da Gaetano San Giorgi e dallo stesso Rina, Salvatore Rina aveva il sospetto che avevano loro trafficato in droga con Badalamenti, con Stefano Bontate in droga, quantomeno si sarebbero messi a disposizione nel rientro dei soldi. Stessa cosa poi mi confermò Gaetano San Giorgi, addirittura facendomi capire che loro avevano trafficato in droga. Ma confermò sospetti anche lui? Oppure? Cioè, no, conferma. Gaetano San Giorgi mi diceva, corre a Brescia, anche loro hanno trafficato in droga, però queste sono parole di Gaetano San Giorgi e non ho avuto mai conferma per dire, non sono mai venuto a conoscenza un fatto specifico. Senta, lei che rapporti aveva personalmente con Gaetano San Giorgi? Per esempio, è stato mai a casa sua? Io a casa di Gaetano San Giorgi? Sì. Io sono stato a casa di Gaetano San Giorgi, casa paterna, a Santa Flavia. C'è nel villino che lui aveva a disposizione, non so se era suo, se di suo padre, a Santa Flavia. Gli ha fatto visita o è stato anche ospite? Io ci ho fatto visita, ci ho dormito, ci ho fatto appuntamenti, è stato come base per l'omicidio di Ignazio Salvo, c'è stato ospite di Luca Bagarella per il Natale 92-93. Com'è che lei è rimasto lì a dormire, è stato ospite lì da San Giorgi? C'era una ragione particolare? Io conoscevo Gaetano San Giorgi già nell'81, però ci vedevamo così, lo vedevo a casa negli uffici del suocero, l'ho avuto presentato come uomo d'onore, ci salutavamo, stop. Quando dopo punto venga a conoscenza che Salvatore Rina cercava degli indizi o perlomeno degli indirizzi tramite Antonino Cinà, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, perché volesse eliminare Ignazio Salvo. Antonio Cinà gli chiedeva a Gaetano San Giorgi dove suo zio se la facesse a Roma, dove abitasse, il numero di targa della macchina. A chiedere questi particolari, il Gaetano San Giorgi insospettisce che c'è qualche cosa che non va. Per dire, ma questi segnali che mi cercano mi fa pensare che qualcosa nei confronti di mio zio non funziona. Gaetano San Giorgi ne parla con Giovanni Scaduto, costui uomo d'onore della famiglia di Bagheria, per un periodo reggente. Giovanni Scaduto ne parla, mi viene a cercare a me tramite il suo parente Farinello o Santino Pullarà, e mi dice: sai, c'è mio compare, che sono compari, Tani San Giorgi, che mi racconta, in quanto c'è Antonino Cinà, che gli chiede questi particolari che poco fa gli ho detto, che ho menzionato. Dico, Giova, per me non è stata una sorpresa, perché ripeto, sapevo che Salvatore Rina voleva eliminare Eugenio Salvo già dal 77-78, quando io la prima volta che sentivo nominare queste persone. Non mi sono sorpreso di niente. Anche dico, Giova, guarda, fammi vedere, sapendo come la pensa Salvatore Rina, conoscendo il retroscena, gli dico: ma se eventualmente il fatto fosse vero, è a disposizione tuo compare, non è a disposizione, come mi devo comportare? Dice: no, non ci sono problemi, dice, però voglio la sicurezza, la conferma che l'ordine venga da Salvatore Rina. Siamo nel 92, febbraio, marzo 92, a che io mi incontro con Salvatore Rina e gli dico quanto mi era capitato, cioè quanto ero venuto a conoscenza. Salvatore Rina mi dà la conferma, gli dico che Gaetano San Giorgi è a disposizione e che io sono in condizione di poter portare l'omicidio a termine. A che Salvatore Rina mi dà l'incarico di andare avanti.
mi incontro un'altra volta con Giovanni Scaduto e gli dico che tutto era vero, quello che lui aveva intuito, gli do la conferma, mi faccio portare poi successivamente a Gaetano San Giorgi e lì comincio, mi faccio raccontare più nei particolari come sono andati i fatti, e linea di massima erano quelli che già ho raccontato. Ci mettiamo d'accordo e cominciamo ad portare avanti questa attività per l'eliminazione di Gaetano, cioè di Ignazio Salvo. Solo che per uccidere Ignazio Salvo a Palermo lo potevo eliminare o agli uffici dove lui era, o dovevamo trovare un punto di riferimento, che solo lui andava a Salema, andava a Porticello, che era difficile poterlo individuare. Siccome non c'era premura, non c'era premura di eliminarlo, abbiamo sopra asseduto, cioè aspettando il momento opportuno, perché se c'era l'urgenza io sarei andato agli uffici e avrei dovuto eliminare anche il portiere autista, quello che era, ma siccome non l'ho voluto fare, ho aspettato il momento opportuno. Quindi di fatto rispetto a questi colloqui qua, quanto tempo è passato prima dell'omicidio? Prima dell'omicidio sono io. Ha detto che potevate aspettare, quindi non avete fatto. L'omicidio di Ignazio Salvo è stato degradato febbraio-marzo 92, quando io ne vengo a conoscenza. Ed eseguito? Eseguito a settembre, quando poi io mi sono liberato da altri impegni che avevo. Anche perché poi Ignazio Salvo si trovava a Porticello. Nella casa. La casa dei San Giorgi, lei c'è stato da libero, da latitante? Da latitante, sempre da latitante. Sempre da latitante. Sì. Che lei sappia, ha ospitato anche altri latitanti? Allora Luca Bagarella era pure latitante, ospitò nel 92-93, passò il Natale, Natale e Capodanno in quella casa. In quella casa con Gaetano San Giorgi e abbiamo parlato più del meno, parlavamo di droga, di traffico di droga. In quella casa si stavano portando l'eliminazione dell'onorevole Martelli, che lui era amico del noto chirurgo Azzolina, solo che poi l'abbiamo dovuto momentaneamente sospendere, in quanto lui aveva avuto un fermo di polizia qui Azzolina con Gaetano San Giorgi, San Giorgi, nella vicinanza della villa dell'onorevole Martelli, e quando lui rientra da Roma da questo viaggio mi racconta il fatto, io dico fermiamoci in attesa di tempi migliori. Stavano facendo un appostamento? Quindi. Cioè stavamo cominciando a controllare per vedere i movimenti, conoscere la villa, conoscere le abitudini. Senta, la casa di San Giorgi me la può descrivere anche qui con i particolari che ricorda, ubicazione, come esterni, interni, tutto ciò che riesce a ricordare. Dunque, non è non è proprio una villa, ma bensì è una casa, un villino a schiera, c'è cioè con tanti altri villini accanto, si arriva, c'è un cancello, si apre con un telecomando, avevamo un telecomando a doppio effetto, in quanto c'era il cancello e poi c'era la saracinesca, che si apriva anche automaticamente dal cancello che dà sulla strada al garage dove c'è questa saracinesca, ci sono 2, 3, 4 metri, si entra, posteggiavamo le macchine e salivamo a piedi nella casa di sua disponibilità, una scala in ferro, e salivamo, entravamo, appena si entrava subito c'era un grande salotto. Appena si entra sulla destra c'era una portafinestra che si vede fuori, poi entrando subito sulla sinistra c'era la cucina, entrando in fondo c'era il bagno, in fondo sempre a destra c'era cucina, stanza da letto con bagno, in fondo a sinistra c'erano bagno con camerini per i bambini, per ospiti della casa di Gaetano San Giorgio. I mattoni erano in cotto, cotto antico, questa è la casa di Gaetano San Giorgio. Sotto c'era la casa, non so se della sorella, della madre, non so come sono combinati in famiglia, e di davanti c'era un
una specie di acquario, c'è una fontana dove usciva dell'acqua, che faceva da acquario, una cosa del genere. Senta, come accedeva lei? Io con telecomando, cioè avevo il telecomando, cioè entravo regolarmente. E apriva che cosa il telecomando? Il primo cancello e poi la sala cinese, che poi avevo la chiave per entrare sopra. Con un unico telecomando apriva tutte e due? Un unico telecomando con due pulsantini, cioè con doppio effetto. Questo gliel'aveva dato San Giorgio? Sì, Cateno San Giorgio. Questo telecomando. Senta, lei per che cosa era latitante? Io l'ho latitante per la sentenza del Macchessione, cioè sentenza del Macchessione che era stato condannato per associazione mafiosa a 6 anni e 4 mesi, una cosa del genere. Lei mai sentito parlare di Alberto Salvo? Di? Alberto Salvo. Mai conosciuto? Credo che sia fratello di Nino o di Ignazio. Comunque era il titolare della, in Sicilia, proprietario di un appezzamento di terreno nel Riesino, cioè nella provincia di Caltanissetta, io fu in quell'occasione che sentivo parlare di uccidere i Salvo e si parlava di Alberto Salvo perché noi eravamo io, Luca Bagarella, Gioia Antonino, Francesco e Andrea Di Carlo per l'eliminazione di Giuseppe e di Cristina, cosa che è avvenuto poi successivamente, ma non è stato possibile, cioè non abbiamo eliminato il di Cristina, ma bensì è stato eliminato uno che era al posto suo nella macchina di Giuseppe Di Cristina, che è un certo di Napoli, un altro che non mi ricordo il nome. E quindi Alberto Salvo, in questo non ho capito il nesso con no, il quando io uccidere lo... Di Cristina. No, siccome passavamo nella proprietà di Alberto Salvo, nelle vicinanze della proprietà di Alberto Salvo, cioè io comincio a sentire di Alberto Salvo in quell'occasione. Poi io l'ho incontrato, in quanto non avevamo una cantina, noi gestivamo una cooperativa Caggio e che faceva parte al, se non ricordo male, un'associazione di cooperative che se non ricordo male si dovrebbe chiamare Eno Sicilia o qualche cosa del genere. Senta, lei ha sentito parlare del progetto di uccidere l'onorevole Lima prima che venisse seguito questo progetto? No, io la prima volta che vengo a conoscenza dell'eliminazione dell'onorevole Lima fu al marzo, quando io vado a Salvatore Riina per raccontargli il 92 per l'eliminazione di Ignazio Salvo e là apprendo sia l'eliminazione di Ignazio Salvo sia l'eliminazione di Lima e sia l'eliminazione di Giovanni Falcone, a cui poi me ne sono interessato, e poi tutta un'altra serie di personaggi che si dovevano erano nel conto di eliminarli, però quelli subito erano Ignazio Salvo, Lima e Giovanni Falcone. Io prima di quell'occasione mai parlato dell'eliminazione di l'onorevole Lima. Mi pareva che a Palermo, però posso sbagliare perché su questo solo una sintesi, si è dichiarato che in uno degli incontri con Riina venne a sapere che si doveva uccidere Salvo Lima, cioè che in un'occasione Riina gliene ha parlato prima, però ripeto non... Prima di essere eliminato fisicamente, cioè io lo sapevo già prima. Ah, ecco, quindi anche prima del... Cioè prima, 15 giorni, un mese, tant'è vero che io ho partecipato in un altro territorio. Mi sono incaricato per poter portare a termine questo progetto di morte nei confronti dell'onorevole Lima. Ma Riina le ha mai detto, le ha spiegato le ragioni per cui voleva uccidere Lima? Il motivo che Salvatore Riina mi spiegò, e poi ne abbiamo parlato assieme, per fare uno sfregio all'onorevole Andreotti, in quanto voleva colpire non intanto Lima come persona, sul palermitano, e fa uno sfregio all'onorevole Andreotti dicendo se lo deve portare sulla coscienza, in quanto stava eliminando una persona a lui molto vicina, quindi eliminare l'onorevole Lima fisicamente, farglielo portare sulla coscienza, dargli un corpo alla sua forza politica in Sicilia, in quanto colpendo l'onorevole Lima avrebbe colpito indirettamente l'onorevole Andreotti, e dopodiché avrebbe messo in discussione
si cominciava a parlare, perché mi ricordo che il senatore Giulio Andreotti si nominava per andare a capo dello Stato, cioè Presidente della Repubblica, cioè con l'eliminazione di Savonarola, cioè si metteva in difficoltà a tutta questa questo progetto che noi avevamo in mente. Senta, in quel periodo lei era libero latitante? Latitante. Era latitante. E dove avvenivano gli incontri tra lei e Rina? Dunque, questo incontro specifico avvenne a casa di Guddo Girolamo, nonno uomo d'onore, quello dietro la casa del sole, e c'ero io, Gancemi Salvatore, Raffaele Ganci, Biondino Salvatore, l'autista, cioè l'autista, quello che fu stato arrestato assieme a Salvatore Rina ed io. Qui siamo in quale zona? Di... Siamo nella zona di, se non, dovrebbe essere la zona di Gancemi Salvatore, cioè qui, beh, Palermo, cioè Bocca di Falco, Porta Nuova. Il parente dovrebbe essere l'amico di Gancemi Salvatore. Senta, lei, quando Rina le parla di questo progetto di uccidere Salvo, lei a sua volta ne parla con qualcuno? No, io poi ne parlo con le persone con cui devo commettere l'omicidio. E cioè? Ne parlo con Giovanni Scaduto, Gaetano San Giorgio, l'architetto Scardina, Leluca Bagarella, Gioè Antonino, Michelangelo La Barbera, Di Matteo Mario Santo e io. Di Matteo Mario Santo ne viene a conoscenza così molto vago. Non partecipa a nessun fatto. Lei la latitanza dove la trascorreva in quell'epoca? Io ho passato fino al 23 maggio dal 31 gennaio 92 fino al 23 maggio 92, parte della latitanza l'ho trascorsa ad Alto Fonte. Senta, da ultimo vorrei in breve sintesi ripercorrere una vicenda. Lei ha prestato fin dall'inizio una collaborazione piena e leale o no? No, inizialmente io avevo, prima di tutto volevo salvare nel senso di non accusare due persone che io allora ci tenevo molto, che era Francesco Di Piazza e Vito Vitale. E di questo fatto io mi ero messo d'accordo con mio fratello per non accusarli. Nello stesso tempo io volevo screditare Di Maggio Baldassare e avevo raccontato, e mi riferisco al verbale del 26 luglio 92, raccontato a 96 alle autorità competenti quello che oggi ho detto a modo mio per screditare Di Maggio Baldassare, cioè al processo Andreotti. Quindi, in sintesi, che cosa aveva raccontato? In sintesi avevo raccontato che cioè fare in modo che tutti i rapporti tra i Salvo si rivolgessero a Lima, Lima a chi di competenza, però di togliere di mezzo quello che era famoso, il cosiddetto bacio tra Rina e Andreotti, per togliere di mezzo questo bacio per poter io screditare Di Maggio, quindi poter portare le prove, quello che oggi ho detto, dimostrare che i rapporti c'erano con i cugini Salvo si rivolgevano a Lima e Lima poi si sarebbero rivolte ai suoi canali se si rivolgevano, cioè praticamente il modo per screditare Di Maggio era quello di negare che lui fosse avesse questa funzione. Di Maggio, siccome aveva raccontato del fatidico incontro tra il senatore Andreotti e Salvatore Rina, al che io per avere una forte risonanza, quindi
a me mi interessava avere il riflesso sul processo Agrigento più 61, dove è stato celebrato, dove io sono stato condannato, avere il riflesso, cioè, su quel processo, per poi avere benefici sul processo Agrigento, cioè screditarlo il processo Andreotti, ma per avere benefici poi sul processo Agrigento più 61. Senta, come mai ha abbandonato poi questo progetto e invece si è deciso a dire la verità? Questo progetto poi io l'ho abbandonato quando poi è successo che l'8-9 agosto era stato tentato di uccidere un certo fascellaro Giuseppe di San Cipirello, a che da quel momento in poi ho eliminato questo progetto, cioè di screditare Di Maggio con verità, rischiando di rendere bugia, e poter andare avanti con la verità. Uno. Due, a un certo punto Interlin TV spunta l'avvocato Vito Ganci e fa delle dichiarazioni che io sono rimasto un pochettino sorpreso, per dire, ma non avevamo nessun accordo, non avevamo nessun stabilito, era un progetto che avevamo discusso da latitante, e poi ne abbiamo discusso mentre io facevo i colloqui investigativi nei due mesi di collaborazione nascosta, che mi riferisco al progetto Violante, che sarebbe che io volevo creare un fatto analogo a quello che Di Maggio aveva raccontato sul caso Andreotti, cioè dell'incontro tra Rina e Andreotti, per dire, ma scusa, lui ha raccontato questo fatto, io racconto pure quest'altro fatto. A che poi ho stato facendo, gliel'avevo tolto dalla mente all'avvocato Vito Ganci, e l'avvocato Ganci invece, poi quando spunta che io stavo cominciando a collaborare con le autorità competenti, fa queste dichiarazioni in TV. Dopodiché viene... Scusi, lei è l'avvocato Vito Ganci, queste cose gliele aveva dette come cose vere o come cose... Inizialmente gliele avevo messe in testa come fatti veri. Strada facendo nel processo, dove io presiedevo, che sarebbe a processo Agrigento, credo che c'erano altri processi dove lui mi assistiva, strada facendo io ho avuto modo di toglierlo dalla mente. Nel senso, per dire, non ne facciamo più niente, perché ormai il discorso è fuori, ne aveva parlato in videoconferenza Monticciolo o Giuseppe, con lui stesso avevo fatto in modo di poter eliminare questo progetto, e quindi io comincio la mia collaborazione, che di questo progetto non dovevamo più parlare. Sa di fatto che non volevo, e c'è l'avvocato Vito Ganci invece, con queste dichiarazioni che lui fa alla stampa. Ci vuole, scusi, prima di proseguire, ci vuole spiegare un attimo perché le dichiarazioni di Monticciolo avevano qualche rilievo su questo progetto? Monticciolo al processo Agrigento dice queste testuali parole: state attenti che Brusca Giovanni ha un alibi forte in questo processo. Anche io parlando mi rivolgo con mio fratello, che avevamo le gabbie all'aula bunker di Palermo, ci vedevamo, dico, ma quale alibi parla? Dico, ma cosa gli ha raccontato? Può darsi che lui gli avrebbe raccontato qualcosa magari che non sapevo. Mio fratello dice non so niente, dice, non riesco a ricollegare. A che siccome io poi faccio mente locale, e io con Monticciolo ne avevo parlato assieme a Leonardo Vitale di questo progetto, ma era un progetto così in linea di massimo che io volevo ricostruire, in quanto l'onorevole Violante era venuto a San Giuseppe Ato nell'89 a fare un certo comizio, e poi incidentalmente io lo incontro sull'aereo e voleva approfittare di e io volevo approfittare, in quanto io potevo dimostrare che con l'onorevole Violante avevo una prova, con l'onorevole Violante, per dire, mi ha offerto
mi dovevo dire che lui mi avrebbe offerto la posizione processuale, mi avrebbe fatto dare il bene, ma erano tutte cose che io avevo così pensato, un progetto mio, quando uno cerca di fare qualche cosa. Quando poi ne parlo con lui da latitante, lui gli accenno di questo fatto, entusiasta, poi venga arrestato e poi io mi comincio a incontrare con lui. Con lui riparliamo di questo fatto e lui vuole che vado avanti, anche perché io gli ho messo in testa come fatto vero. Però poi, siccome io... Scusa, lui chi? Chiedo scusa, l'avvocato Vito Ganci, io parlo dell'avvocato Vito Ganci. L'avvocato Vito Ganci. A un dato punto, dalla notizia che mi dà, cioè che io appendo da Monticciolo, dai colloqui investigativi, cioè io comincio a tirarmi indietro, però non gli potevo dire che io stavo collaborando con le autorità competenti, quindi mi dovevo comportare sempre da mafioso, cioè mi dovevo comportare sempre da detenuto normale come tutti gli altri. Però strada facendo io gli dico, faccio in modo da toglierlo dalla mente, tant'è vero che io gli dico, vai da mio fratello Emanuele, vai da mio padre e vedi cosa ti dicono. E lui va da mio padre Emanuele, cioè da mio padre e da mio fratello Emanuele, in quanto erano nella gabbia assieme, mi porta la risposta, dice no, non ne fare niente. Io con mio fratello Emanuele, senza parlarne, a Gessi, faccio in modo per dire non tocchiamo questo argomento, non vale la pena, chi ci porta è meglio non toccarlo. E così, io ci convito, non ne parliamo più, perché ci davo del tu, abbiamo questo rapporto confidenziale, non ne parliamo più. Per me io l'argomento era chiuso, cioè morto e sepolto. Invece poi, ad agosto del 96, l'avvocato Ganci comincia a fare queste dichiarazioni in TV, e in mezzo di informazione, e dopodiché vengono i magistrati per sapere da me cosa voleva dire, cosa era, cosa voleva dire l'avvocato Ganci, a che io gli dico quello che vi ho detto a voi, qual era il progetto, qual era la situazione, e che l'avvocato Ganci, io gli avevo detto di quello che volevo fare, ma a un certo punto, quando io poi dovevo cominciare a collaborare, gli ho detto, cioè me ne ero andato da Palermo, che non doveva discutere di nessun fatto. Tant'è vero che poi io ho avuto un confronto con l'avvocato Vito Ganci alla presenza della Procura di Roma di Palermo, e alla domanda mia gli dico, ma noi due avevamo stabilito che tu dovevi parlare in TV di questi fatti? Dice no. Avevamo qualche accordo preciso? Dice no. Quindi perché tu hai fatto questo fatto? Dice, ma io pensavo all'avvocato Ligotti, non, neanche mi ricordo lui cosa, come si giustificò. Però tornando indietro, a che io capisco che l'avvocato Ganci con quelle dichiarazioni mi vuole portare in una cosa molto più grossa di quella che è la mia posizione, cioè intuisco che lui mi vorrebbe portare a sbattere, nel senso che mi vuole far naufragare, cioè proprio a portarmi al macello sotto ogni punto di vista. Questa è una sua deduzione. Questa è una mia deduzione, non io ve l'ho detto. A che io racconto tutta la verità ai magistrati, quella che già ho raccontato e quelli che sono i fatti. Va bene, non c'è altro. Sospendiamo 5 minuti. Giovanni Brusca. Avvocato Galasso, difensore di parte civile. Buongiorno, signor Brusca. Buongiorno. Io... Che è questo rumore di fondo? Io desidero premettere che le molte domande che formulerò sono state in gran parte a lei già fatte nel processo, cosiddetto processo Andreotti di Palermo, e alcuni approfondimenti rispetto alle domande già fatte adesso dai pubblici ministeri di Perugia. Lo dico perché voglio ricordarle che questa Corte non conosce nulla di queste sue dichiarazioni, e questo mi
costringe, come dire, a ripetere alcune domande, a sforzare, diciamo, in questo la sua memoria. Signor Brusca, a che età è stato affiliato a Cosa Nostra? 1976-77. Quindi aveva 20 anni? 19-20 anni. 19-20 anni. Lei è stato affiliato a Cosa Nostra prima o dopo l'assassinio del colonnello Russo e del professore Costa? No, io sono stato affiliato prima dell'assassinio del colonnello Russo. Quindi quando a Ficuzza nel 1977 è stato compiuto questo assassinio a cui lei ha partecipato, era già stato affiliato a Cosa Nostra? Sì. Quindi quello fu uno, diciamo, dei primi atti importanti che le fu affidato dopo l'affiliazione. Come fatto importante? Sì, uno perché dei primi fatti importanti. Qualche omicidio già l'avevo commesso. Però intanto già aveva commesso qualche sì. Omicidio. E lei apparteneva meglio, alla famiglia mafiosa, parlo per ora della famiglia mafiosa di San Giuseppe Iato. Sì, San Giuseppe Iato era anche un mandamento. Sì. E quali famiglie comprendeva questo mandamento di San Giuseppe Iato? E allora apparteneva a Monreale, San Giuseppe Iato, Altofonte, Piana, San Cipriello, che è aggregato a San Giuseppe Iato, perché sono due paesi uniti, Santa Cristina Gela e poi Camporreale nell'88-87 passò a San Giuseppe Iato, al mandamento di San Giuseppe Iato. Quindi si può dire che questo mandamento era un mandamento grande e importante? Ma è grande e importante come tutti i mandamenti. Il capo di questo mandamento era inizialmente, lei ha detto stamane, Antonino Salamone. Sì. Cioè quando lei fu fatto uomo d'onore era Antonino Salamone. Sì. Il responsabile di sì. Questo mandamento. Tant'è vero, alla mia affiliazione c'era il fratello Nicola in rappresentanza del fratello, che non c'era. Sì, ma ci fu un periodo anche di reggenza di qualche altro insieme con Salamone? No, che io ricordo Antonino Salamone era capo mandamento fino all'83, perché lui andava, veniva, non è che era di dimora fissa né in Brasile né anche in Sicilia. Poi lui venne estromesso quando si è scoperto che lui era il responsabile della guerra di mafia, quindi poi il campo mandamento divenne mio padre assieme a tutti gli altri quando sono stati rifatti alcuni mandamenti nell'83. Nell'83 quindi suo padre diventa il capo del mandamento. A tutti gli effetti. Suo padre Bernardo, sì. A tutti gli effetti. Mentre in sostanza prima però se ne occupava ugualmente, proprio perché Salamone non c'era, così. Sì, era un sostituto di Antonio Salamone. Era il sostituto di Antonio Salamone. Senta, per quanto riguarda invece la... una cosa di passaggio, ma insomma questo per ricordarlo alla Corte, anche Baldassarre Di Maggio faceva parte del medesimo mandamento. Baldassarre Di Maggio fu uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, fu condannato nell'82, nell'85 dopo l'arresto di mio padre divenne reggente, durò fino all'ottobre 89. Quindi non solo era appartenente a quel mandamento, a quella famiglia, ma ha avuto anche incarichi di direzione. Sì. Incarichi importanti di direzione. Ha avuto un momento di... Sì, poi ci torneremo su questa questione di Baldassarre Di Maggio. Intanto vediamo un momento invece la composizione della sua famiglia di sangue, con riferimento sempre all'attività mafiosa. Di suo padre Bernardo lei ha già detto, quindi suo padre Bernardo è stato il capo di questo mandamento e come tale quindi ha fatto parte anche della commissione di Cosa Nostra, della sì. Cosiddetta commissione. Sì. E poi lei ha parlato, o perlomeno lei non ne ha parlato finora, glielo chiedo io, poi lei aveva un fratello che si chiama Emanuele. Sì, fratello Maggiore. Emanuele è anche lui uomo di onore? Sì. È stato combinato dopo di lei? Sì, è stato combinato assieme a Baldassarre Di Maggio nell'82. E chiedo scusa, contrariamente alla volontà mia di mio padre.
Perché contrariamente alla volontà sua di suo padre? Perché noi non lo ritenevamo una persona non responsabile, che è una persona intelligente, pace, cioè non lo volevamo mischiare in fatti di sangue, in fatti di criminosi. Siccome era uno studente universitario, aveva interrotto gli studi per seguire un po' la posizione processuale di mio padre, quindi spesso e volentieri capitava di parlare con uomini d'onore e gli toccava fare un po' di anticamera. Per questo fatto più di uno e facciamo, anche se ritenuto un po' riservato, ma non riservato perché non lo volevamo presentare, perché non c'era motivo di andare a girare a destra e a sinistra come lo facevo io. Si occupava di qualche cosa in particolare suo fratello Emanuele, nell'ambito sempre degli interessi di Cosa Nostra? Mio fratello Emanuele di Cosa Nostra si interessava della posizione di mio padre, della posizione, cioè noi avevamo una società occulta con Salvatore Rina, sia di proprietari terrieri, la cooperativa Gaggio, come gli ho detto, si interessava per qualche aggancio politico, per quello che si poteva avere. Per qualche aggancio politico, ha detto. Sì. Si ricorda qualche episodio o qualche personaggio in particolare che suo fratello Emanuele conosceva o frequentava? Lui, tramite Santino Di Matteo e Giuseppe Castellese, cognato del Di Matteo, divenne amico di Gaspare Lonigro. Chi è Gaspare Lonigro? Gaspare Lonigro, un esponente della DC democristiana, che poi costui ebbe un ruolo all'interno ministeriale. Con qualche ruolo importante. Quindi sa di quale corrente della Democrazia Cristiana faceva parte Gaspare Lonigro? Dunque, lui faceva parte a Michelangelo Russo, non lo so a livello nazionale a che raggruppamento faceva. Poi qualche altro rapporto politico, si ricorda? Ma poi aveva contatti a livello locale, c'è qualche cosa a livello comunale, tipo il professore Gaio, ma a livello così... pura amicizia. Ma lei ha detto che seguiva suo fratello Emanuele, in particolare i processi di suo padre, sì. Quindi guai giudiziari di suo padre, e quindi nel senso, anche intende dire lei, nel senso che si occupava anche di possibili aggiustamenti dei processi che riguardavano suo padre? E lui aveva avuto un contatto sempre tramite noi, personaggi di San Giuseppe Ato, un contatto con il colonnello Mattino, la Mattina, non mi ricordo come si chiama, per interessarsi per il Macchissi processo. E poi seguiva la fase processuale, quella regolare, con gli avvocati. Poi mio padre, essendo che era malato, ed è malato, lo seguiva per le varie cure mediche, per quello che erano le... Quindi suo fratello Emanuele andava a trovare spesso suo padre, ma mio fratello Emanuele, quando suo padre era in carcere. Ma l'unico che ci andava quasi sempre era Emanuele, poi ci andavo quando io sono ritornato da Lino, se ci andavo io fino a che ero libero, o ci andava Enzo, uno o l'altro. E ci andavano anche insieme? Sì, ci andavano insieme, o Enzo e Emanuele, o io e Emanuele, mi ricordo di te qualche volta pure tutte e tre assieme, non so se capito mai, di solito ci andavo mia madre, mio fratello, o io o Enzo, o uno o l'altro. E quindi suo padre, in queste occasioni, proprio per il ruolo che aveva suo fratello Emanuele, parlava anche di questi, affari politici, di questi problemi politici, di questi contatti politici. Se queste non sono domande che già contengono la risposta o perlomeno suggestive, lascio alla Corte di giudicare. Ne abbiamo già passate due o tre, ma mi sembra che siano domande più che suggestive. Posso rifare la domanda? Non c'è problema. Beh, certo, non l'ho fatta. No, allora non la faccio più, vado avanti, non si preoccupi. Professore Coppi.
Io non lo so, io mi devo non so fare nessuna... L'avvocato tanto aveva già detto il test di questi rapporti. Sì, ma se non ci si ferma in tempo sulla strada, poi ne capisce. Il suo padre Bernardo aveva buoni rapporti con lei Giovanni Brusca. Ci mancherebbe l'ultimo, cioè essendo padre e figlio, sia con me che con tu, altri due fratelli, non c'è nessun tipo di problema. Anche se per motivi di cosa, non lo so, certe volte era molto rigido. Suo fratello al processo di Palermo ha dichiarato che lei, Giovanni Brusca, mio fratello, ti scusi. Suo fratello Enzo ha dichiarato che lei, Giovanni Brusca, come dire, comandava al posto di suo padre. È accaduto qualche volta, in qualche occasione. Presidente, mi oppongo, perché io pensavo che questa lettura fosse in funzione di una contestazione. Invece qui si attinge al verbale per fare una domanda. Il problema è se questo, lui comandava o no al da parte della difesa. Da parte della difesa questo è accaduto, credo, qualche centinaio di volte. Guarda, a me non interessa quando è accaduto, se è accaduto le altre volte. Mi interessa questo momento e questa fase del processo. Qui si è attinto direttamente al verbale dell'udienza di Palermo per trarre oggetto di una domanda. Non ha nessuna attinenza questa domanda che è stata posta con le precedenti risposte. Quindi o si attinge il verbale in funzione di contestazione o altrimenti si fanno le domande dirette. Se no, sì, questo senz'altro, anche il PM prima ha fatto riferimento a, io ho chiesto se questi verbali non sono depositati, anche la Corte non li conosce. Potete fare la domanda diretta senza fare riferimento a niente. Una domanda diretta, una domanda diretta su una certa circostanza. Comunque, scusi, avvocato Galasso, prima che lei riprenda, il capitolato di prova sul quale lei ha chiesto di sentire Brusca è quello stesso del pubblico ministero. Adesso lei ovviamente fa il suo interrogatorio in relazione alle domande che ha fatto il pubblico ministero in questa mattina, insomma. Ci fermiamo a questo aspetto. Cioè non ricordo se lei avesse in altre udienze richiesto di sentire come teste il signor Giovanni Brusca su un capitolato sullo specifico. Io questo, ripeto, non lo ricordo. Quando il pubblico ministero ha chiesto e la Corte ha ammesso di sentire sia Giovanni che Emanuele Brusca, ha fatto un certo capitolato ad una certa udienza e il pubblico ministero si è attenuto più o meno a questo tipo di richiesta. Lei ovviamente si attiene a questo, adesso non deve andare al di fuori. Se poi lo ha citato come teste per un suo capitolato diverso, lo farà dopo. Ci fermiamo al controinterrogatorio rispetto all'interrogatorio fatto al PM, come faranno tutti i difensori anche dopo, ovviamente. Presidente, scusi, io il capitolato è il medesimo, quindi non credo che ci sarà molta differenza tra l'esame e il controesame rispetto a questo. Io, per se devo essere sincero, avevo compreso questa mattina all'inizio dell'udienza che avrei potuto svolgere anche il mio esame, cioè avrei potuto fare un esame stamattina. Se non è così e la Corte ha deciso altrimenti, ho capito. Lo abbiamo già fatto per tutti, cioè adesso facciamo l'esame e il controesame, poi vedremo. Anche nella parte di Fiso Andreotti aveva chiesto di sentire questo. Io questo per la verità non lo ricordo affatto, comunque sia non io mi interessa. Io lo ricordo quando Presidente, la notizia comparve sui giornali, ci deve essere un verbale. Comunque sì, un verbale della richiesta. Noi lo abbiamo ammesso sulla base delle richieste del Pubblico Ministero su un capitolato preciso. E a quello ci atteniamo adesso. Esame del pubblico ministero, controesame, la parte civile e la difensione. Questo per incanalare il discorso. Presidente, io non ho nessunissima voglia di creare qualche problema o qualche difficoltà di ordine procedurale, ma per la chiarezza, io ho chiesto esattamente il 27 agosto del 1997 l'esame di Brusca intorno ai rapporti tra Andreotti, la corrente andreottiana e Cosa Nostra. Poi naturalmente mi riconosco pienamente nell'articolato richiesto dal pubblico ministero. Comunque io ho chiesto autonomamente e per primo l'esame di Giovanni Brusca. Non ricordo affatto, anzi per la verità ricordo che i difensori degli imputati, in particolare il difensore del senatore Andreotti, si riservò di decidere se intendeva o non intendeva associarsi a questa richiesta. Allora posto questo, io ho compreso stamattina, se ho compreso male Presidente mi dica altrimenti, che io avrei potuto, dopo il pubblico ministero, seguire l'ordine e svolgere il mio esame di Giovanni Brusca.
desidero sapere se ho capito bene oppure no. Questo non c'entra la difesa, in questo non credo che c'entri la difesa. Mi sembra che diciamo la stessa cosa. Siccome il capitolato che lei come parte civile ha fatto è identico a quello del PM, è chiaro che lei, facendo il suo controesame, agisce sempre su quel capitolato. Non ce n'è un altro, ecco, suo. Quindi il problema non si pone, no? Se lei avesse chiesto rapporti di questo testimone con altri episodi, per esempio col caso Moro, e saremmo fuori da quello che il PM aveva chiesto. Sto facendo ovviamente un mero esempio. Siccome il suo capitolato è identico a quello del pubblico ministero, il problema non si pone. Siccome però lei aveva, da parte sua e da solo, chiesto anche lei l'esame di questo testimone, io non ricordo adesso quale fosse il suo capitolato, lei mi ha detto che il capitolato è identico a quello del pubblico ministero, cioè i rapporti. Beh, non è proprio identico, ma insomma il tipo di rapporti fra l'organizzazione mafiosa e le parti politiche, questo qui il tipo di esame sul quale il PM si è soffermato e sul quale lei deve fare adesso il controesame. Ci ferma il controesame di quello che ha detto il PM. Io ho chiesto il problema del rapporto tra Giovanni Brusca, suo padre, e i suoi fratelli, credo che non sia estraneo a questo argomento. L'ha chiesto anche il PM. Era questo, siccome su questo mi è stata fatta obiezione. Allora, io comunque vado oltre. C'è un punto che io credo sarebbe bene chiarire ulteriormente, signor Brusca. Io appunto ho ricordato di avere chiesto il suo esame il 27 agosto del 1997, quando i giornali avevano pubblicato la notizia di un suo inizio di collaborazione e avevano anticipato alcune dichiarazioni che lei aveva fatte ai magistrati. Allora, lei è stato catturato quando, signor Brusca? 20 maggio 96. E ha iniziato la sua collaborazione subito? Con i colloqui investigativi il 23 maggio 96, primo verbale con l'autorità giudiziaria 26 luglio 96 e poi il 9 agosto, 10 agosto 96 ho cominciato e fino alla giornata sono qua. Il primo interrogatorio con i magistrati a quando risale, se lo ricorda? 26 luglio 96. 26 luglio 96. Durante questo periodo di collaborazione, diciamo, iniziale con la polizia, con la polizia giudiziaria, lei ha mantenuto il proposito di screditare i pentiti, o meglio, in particolare di screditare, diciamo, Baldassarre e Di Maggio? Sì. E intendeva farlo fondamentalmente attraverso, diciamo, il processo Andreotti che si svolgeva a Palermo. Sì. Cioè indebolire la versione di Maggio, le dichiarazioni di Di Maggio, era questo il suo intendimento? Sì. E questo intendimento lei ha mantenuto anche nel momento, perché mi pare un passaggio importante, questo intendimento, questa intenzione lei ha mantenuto anche nel momento in cui il 26 luglio del 1996 per la prima volta si incontra con i magistrati. Sì. Erano i magistrati della Procura di Palermo? Sì. E in quell'occasione lei quindi sulla vicenda che riguardava il senatore Andreotti, cioè sulle dichiarazioni rese da Di Maggio, lei conferma che lei ha mentito ai pubblici ministeri di Palermo in quell'occasione? Scusi, prima, no. Io mica ho capito, Presidente, ancora se qui siamo in sede di controesame o di esame. Se siamo in sede di esame, queste domande sono certamente fuori del capitolato che è stato proposto dall'avvocato di parte civile. Se siamo in sede di controesame, è chiaro che poi su questi temi, quando verrà il nostro controesame, anche noi dovremo interloquire. Però vorremmo capire, perché le confesso, mi sarò distratto, forse oggi non sono in palla, ma io non ho capito se siamo in sede di esame o di controesame. Solamente in sede di controesame. Comunque questo argomento è stato già toccato dal pubblico ministero. Questo non c'è dubbio, e nessuno ha fatto opposizione. Siamo in sede di controesame, solamente in sede di controesame, da parte della difesa di parte civile. Quindi, sulle domande fatte al pubblico ministero. Se ci sono esami diretti da fare, li faremo dopo. Adesso parliamo solamente in sede di controesame. Quindi interveremo anche noi, siamo d'accordo, è ammessa la
quindi su questi temi interverremo anche noi. Certamente, certamente. Faccio, riformulo in maniera anche più netta la domanda, signor Busca. Lei, rispetto a queste vicende che riguardavano il processo Andreotta, i magistrati di Palermo il 26 luglio del 1996, in sostanza che ha detto, se lo ricorda? Io volevo dichiarare ai magistrati, non che volevo smentire quello che diceva Di Maggio dicendo non è vero, perché io non avevo nessun elemento di prova per poter dire Di Maggio se mi sta mentendo, ma con le mie conoscenze li stavo articolando, cioè li stavo ancorando tutti in un ancora, in modo che io avessi avuto la migliore nei confronti di Di Maggio. Quindi dimostrare che i rapporti tra Isalvo e Cosa Nostra ce l'avevo io e non Di Maggio, quindi Di Maggio non poteva venire a conoscenza di quello che erano i rapporti futuri. E quindi il famoso incontro tra l'onorevole Andreotti e Salvatore Rina non poteva esistere. Questo era il mio obiettivo. Ma lei ha detto questo ai magistrati di Palermo? No, io non ho detto questo. Io ho detto il discorso del vassoio che non esiste, sulla barca diciamo che c'era Andreotti, ha detto che non esiste, i rapporti con Isavo ce l'avevo io, per il macchissi processo, cioè di qua, di là, cioè tutto quello che c'è scritto nel verbale del 26 luglio, io questo avevo detto ai magistrati, non avevo detto che quello che diceva Di Maggio non era vero, ma con le mie dichiarazioni volevo dire che Di Maggio stava mentendo. Poi lei ha accennato al fatto che nel mese di agosto succede qualche cosa, in particolare c'è questa dichiarazione in televisione del suo avvocato dell'epoca, l'avvocato Vito Ganci. Ma lei aveva avuto occasione di parlare dopo il suo arresto, di parlare di questo progetto, diciamo così, con l'avvocato Ganci? Io ho avuto di parlare con l'avvocato Ganci dopo il mio arresto, nelle varie udienze che si tenevano al processo per Agrigento più 61, credo o Agate o Tempesta, processo che si stanno svolgendo sempre alla Bunker di Palermo, dove l'avvocato Ganci mi assisteva, e io nelle fasi di queste udienze io parlavo con l'ex avvocato Vito Ganci. Soffermiamoci un attimo su questo aspetto, signor Busca, perché credo che la Corte abbia interesse anche a capire un po' meglio come avvenivano questi colloqui, sia con gli avvocati che soprattutto tra voi. Lei ha accennato ad alcuni colloqui avuti durante queste udienze con suo fratello, mi pare di capire. Ci può dire come avvenivano materialmente, come era possibile comunicare? Con l'avvocato Ganci, essendo che era il mio difensore, veniva davanti alla gabbia, cercavamo di discutere, il fatto lo conoscevamo già da prima, con pochissime parole, cioè con riferimento al caso, cercavamo di poter dialogare in modo da poter portare questo progetto avanti inizialmente, però poi strada facendo, io ho fatto in modo, sì, come già ho specificato, di toglierlo. Sì. Poi con il mio fratello Enzo, per il fatto di Vito Vitale e di Francesco Di Piazza, siccome io mi trovavo nella cella di fronte al presidente, cioè dove l'aula bunker di Palermo, quindi io mi trovavo proprio a centro, non mi ricordo qual è il numero della cella, comunque quella di fronte proprio al presidente. E mio fratello si ritrovava, guardando io e il presidente, sulla sinistra, accanto a Salvatore Rina, cioè quindi dove cominciava a fare angolo, e io con mio fratello mi riuscivo a vedere, quindi a poter riuscire a dialogare, a parlare, in modo da poterci capire e dialogare. Abbia pazienza, signor Busco, lei vuole cercare di spiegare, se possibile, materialmente alla Corte questo linguaggio, questa comunicazione come avveniva? Perché certo non è che era un colloquio normale. Per esempio questa vicenda di Vito Vitale, lei come l'ha spiegata a suo fratello? Come l'ho spiegato? Siccome io avevo partecipato
l'omicidio saporito, 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 quando è stata uccisa una donna, è un marito e moglie. Parlando dell'omicidio di Corleone. Di Corleone. Che siccome mio fratello sapeva di questo omicidio, per poter salvare Vito Vitale, gli ho detto al posto di Vito Vitale ti ci metti tu. Quindi cercavo in tutti i modi di spiegargli cosa era successo al momento dell'omicidio, cosa era successo, quando sarà successo, che in quanto noi avevamo sequestrato, ci avevamo abbandonato la macchina, avevamo buttato una pistola, avevamo scavalcato un cancello, avevamo sequestrato una macchina, cioè sequestrato, avevamo rapinato una macchina in quanto c'erano due persone che stavano discutendo in macchina, che era una Ford Fiesta, l'abbiamo fatto scendere, siamo saliti in macchina, abbiamo scappato. Tutta questa vicenda cercavo di spiegarle a mio fratello Enzo in modo da contrastare le dichiarazioni di Monticciolo e di Chiodo. Poi, e questo era un fatto. Poi, sì, lei ci ha messo qui 3 minuti, 4 minuti per dire questa cosa, sì, ma non credo che ci metteva tutto questo tempo per fare intendere la cosa. Io volevo che lei appunto facesse capire alla Corte come materialmente avveniva questa comunicazione, che linguaggio usavate, gesti, parole, mezze parole. E allora, di solito avveniva o prima che entrasse la Corte o quando la Corte se ne andava. In questo frangente avevamo mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo, un'ora certe volte, prima che entrasse la Corte, un'ora di tempo dopo che la Corte se ne andasse. Perché di qua che i detenuti venivano riportati in cella avevamo questo tempo. Che parlando con mio fratello, dopo credo l'ultima settimana, la prima settimana di agosto, quando lui gli faccio capire che io avevo avuto un rapporto con le autorità competenti, però senza che io stavo collaborando, gli facevo capire, dire che sto trattando. Per dire vediamo cosa mi dicono, cosa non mi dicono, non gli potevo dire già che io avevo cominciato a collaborare anche se mio fratello, e tanto è vero che gli dico vedi che io ho un dialogo aperto, appena gli dico che ho questo dialogo aperto, che dico a quello che tu volevi fare, a quello che volevi fare, in quanto lui aveva questa ansia di farlo, ma per screditare Monticciolo, cioè l'ansia di collaborare con le autorità competenti per screditare Monticciolo, cosa che io gli avevo detto di non farla nella maniera più categorica, da latitante, a che lui subito capisce, dice va bene. Però rimaniamoci, io ti dico quello che dobbiamo fare per salvare queste persone, però prima aspetta che io cominci, dopodiché io vediamo, ti mando a chiamare per la scusa di convincerti a parlare, ti dico tutto a posto, non tutto a posto. A che gli do istruzione, tipo parlando di Vito Vitale, riferendoci all'omicidio, al duplice omicidio di Saporito, c'era Vito, noi lo chiamavamo, mi ricordo, Uva o Commesso, una cosa del genere. Dico, a posto del Commesso c'eri tu. Dice sì, perché lui capisce, siccome sapeva dell'omicidio, lui non aveva partecipato ma sapeva dell'omicidio, quindi subito aveva intuito quello che era successo. A che quando gli dice va bene, gli comincia a spiegare, vedi che dopo l'omicidio, nel momento di scappare, cioè prima cominciamo, la macchina rubata è stata portata da Palermo, per come è la realtà, che era una Fiat 1. Siamo partiti da Partinico e Vito Vitale e abbiamo trovato incontrato Giambascia. Incontrato Giambascia, tu sei venuto con me a commettere l'omicidio, quindi Vito Vitale non c'era. Arrivando là abbiamo girato per circa un'ora, perché abbiamo perso circa un'ora di tempo per poter individuare la vittima. Quando al momento dell'agguato c'è stata una manovra abbastanza brusca, che ho dovuto bloccare la macchina. Può bastare così, chiaro questo. Io lo sapevo soltanto per una battuta. Perché lei voleva salvare Vito Vitale? Ma io inizialmente volevo salvare Vito Vitale perché, ripeto, nell'ultimo periodo di latitanza che io ho subito, l'unica persona in cui mi sono ritrovato ad avere aiuto era stato Davide Vitale e Francesco Di Piazza.
Quindi è giusto dire che lei sentiva un debito di riconoscenza nei confronti di queste persone. C'aveva un debito di riconoscenza nei confronti. Ritorniamo un momento a questo colloquio, a questi colloqui con l'avvocato Ganci. Lei, quando fa presente all'avvocato Ganci che ha questo proposito, questa intenzione, diciamo, di screditare la versione di Baldassarre Di Maggio al processo Andreotti, cosa le dice l'avvocato Ganci? Che reazione ha? L'avvocato Ganci inizialmente era entusiasta di questo fatto, sia quando era da latitante che poi subito dopo, che lui, man mano che si parlava, gli piaceva questa situazione, per screditare Di Maggio. Il nostro progetto inizialmente... Ma lei chiede qualche cosa all'avvocato Ganci, in proposito? Vuole qualcosa dall'avvocato Ganci? No, io all'avvocato Ganci, siccome... Vuole che faccia qualcosa? Stavo spiegando. Io, siccome parlando con l'avvocato Ganci, essendo che noi eravamo all'aula bunker, non sapendo se c'era qualche microspia o qualche microfono messo in condizione che ci potesse ascoltare, parliamo prettamente di professionisti, di avvocati. Quindi gli dico, vai a Roma per vedere di fare la nomina a qualche avvocato di un certo, cioè di una certa fama, di un certo prestigio, in modo da sostenere questa mia tesi, perché ci vuole una tesi. Cioè, ma era un doppio discorso per dire vai a Roma per dire se affronto questo argomento, vedi che io devo essere sostenuto o appoggiato, che se no qua se non vengo appoggiato... Cioè, lei voleva delle garanzie in perfetto. Sostanza. Delle garanzie, e chi le doveva dare queste garanzie? Vito Ganci doveva andare a Roma per cercare dei contatti per arrivare all'onorevole Andreotti per io affrontare questo problema. Ma perché l'avvocato Ganci conosceva il senatore Andreotti o qualcuno... No. Se l'avvocato Ganci conosceva Andreotti, questo credo di no, e non lo so, almeno non me l'ha detto mai. Però io sapevo che l'avvocato Ganci aveva un'azienda a Roma, la Cornacchiola, e che lui avesse avuto sempre interessi per questa attività, cioè nel fare passare questo terreno edificabile. E quindi io sapevo che lui aveva contatti, non so direttamente o indirettamente, con personaggi vicino con l'onorevole Andreotti, addirittura si parlava di un genero. Cioè che l'avvocato Ganci si parlava che conosceva il genero del senatore Andreotti. Sì, o con persone vicino a lui per poter avere questo beneficio da parte, e cioè non lei... beneficio, poter agevolare l'avvocato Ganci se questo terreno poteva passare in edificabile, avere una raccomandazione o avere un... Esatto, un... quindi lei, diciamo, affida all'avvocato Ganci il compito di verificare se ci sono le coperture, le garanzie per questo suo, diciamo, progetto. E l'avvocato Ganci poi le dà una risposta, ci va a Roma, le dà una risposta. Va a Roma, torna, e mi dice che aveva parlato con l'avvocato Biondi o con un avvocato, a che io dico, ma che mi interessa a me c'è l'avvocato? Cioè io intendevo dire avvocato o sotto un altro profilo, però lui mi dice non ci sono problemi, vai avanti, non c'è bisogno di fare altra nomina di avvocato, via. E quindi io dovevo andare, ma questo molto tempo prima che io li tocco dalla mente il fatto, cioè prima che io li tocco dalla mente il caso di Violante, di toglierlo dalla mente. Ma mi scusi, questa risposta l'avvocato Ganci gliela da prima o dopo che ha parlato in televisione destando la sua sorpresa? No, questo siamo mentre io ancora faccio il collaborante, cioè sto collaborando con i colloqui investigativi. Ah, con la polizia, quindi, con questo periodo qui. Sì, l'avvocato Ganci non sa che io sto collaborando. Ah, non lo sa l'avvocato? Nella maniera più categorica. Sa che ho dei colloqui investigativi, perché già i giornali ne parlavano, e io gli confermo, ci consente, vedi che sono venuti per dire vuoi collaborare o non collaborare, perché dovevo coprire quelle le fughe di notizie dai giornali. Quindi io gli confermo che sono venuti a farmi la proposta, però gli dico che sto trattando. O poi accade che, cioè poi suo fratello Enzo, dopo questi colloqui avuti con lei nell'aula bunker, decide di collaborare, si mette a collaborare con l'autorità giudiziaria. Io l'ho saputo quando mi è stato notificato la denuncia per calunnia. E che cos'era questa denuncia per calunnia? Che i magistrati erano venuti a conoscenza di un
mio presunto progetto di volere destabilizzare alcuni collaboranti qui di Monticciolo e il Chiodo, quindi di non voler accusare Vito Vitale e il Francesco di Piazza, e poi mio fratello ha fatto altre sue deduzioni, ma oltre a questo c'erano altri fatti che io ho confermato. Non c'erano solo questi, c'erano questi e altri fatti della denuncia per Cavone. Io da quel momento ho saputo che mio fratello Enzo stava collaborando. È stata questa... Che la denuncia io l'ho avuto per causa di mio fratello Enzo. Ah, ecco, ho capito. Perché in sostanza poi suo fratello Enzo invece che ha fatto? Ha raccontato, quindi mi pare di capire, ai pubblici ministeri che lei gli aveva detto di tirar fuori dalla responsabilità per gli omicidi Vito Vitale. Sì. E questo avviso di reato per calunnia, e quindi che lei è in quell'occasione che lei capisce che cosa ha fatto suo fratello Enzo, sì. No? E questo è un elemento che l'ha indotta poi quindi a dare una collaborazione a suo dire piena, anche questo ha influito? No, io in quel momento già stavo collaborando in maniera piena, solo che io aspettavo un segnale da parte dei magistrati, siccome con mio fratello Enzo eravamo rimasti, prima veniamo con me in finici, dopodiché cerco di fare un colloquio con te per dire collabora, però senza scendere a patti. A quel punto se aveva avuto lo spazio per dire vai tranquillo o per come eravamo rimasti, c'era questo un po' quello che eravamo rimasti. Invece mio fratello anticipa, gli dice quello che presumibilmente dovevamo fare, quindi io in quell'istante confermo tutto quello che aveva detto prima. In quell'occasione i magistrati mi dicono se c'era qualche altra cosa da chiarire. Ho chiarito bene o male quello che ho ricordato. Il verbale del 26 luglio, in quel momento non me lo sono più ricordato, me lo sono ricordato dopo. E quindi poi stavo facendo, man mano che, ripeto, io in seduta istante ho cercato di prendermi le mie responsabilità di quello che è successo quella sera. Io quella sera mi sono preso le responsabilità del tentativo di non accusare Vito Vitale, Francesco Di Piazza, ma poi tutto quello che mi è stato contestato io l'ho confermato, che ripeto era completo di altri fatti. Quindi in sostanza lei può dirci quando ha iniziato una collaborazione piena e chiara con l'autorità giudiziaria? Ma per in me... particolare con queste, per queste vicende, mi riferisco in particolare a queste vicende di cui abbiamo parlato finora. Per me, togliendo questo momento di risentimento, è il giorno 26 luglio che io, ripeto, non sì. Mi ricordavo se non l'avrei detto subito, per me è stata sempre una collaborazione piena e totale, tant'è vero che in qualche sentenza mi ha dato ragione. Senta, su questo aspetto un'ultima domanda. Per quale ragione lei, quali dissidi c'erano stati all'interno di Cosa Nostra perché lei avesse questo proposito così, diciamo, intenso di screditare Baldassarre Di Maggio? Primo, come vi ho detto, perché Di Maggio, per la mentalità di Cosa Nostra, dice che stava collaborando sul vero senso laico religioso della parola. Io ho sempre sostenuto, e credo che i fatti me ne hanno dato ragione, che Di Maggio non stava collaborando, ma bensì aveva adoperato lo Stato per fare la sua guerra contro i suoi nemici. Uno di questi ero il potenziale, ero io. Solo che i magistrati avevano dei riscontri in base a quello che diceva Di Maggio, e quindi gli veniva difficile accettare quello che io gli dicevo. Ancora Di Maggio, siccome non aveva commesso omicidi, allora l'unico elemento che io pensavo di poterlo screditare era il processo Andreotti, per poterlo sia screditare ma nello stesso tempo bloccare. Che vuol dire che non aveva ancora commesso omicidi? Non aveva commesso omicidi perché io già sapevo che il Di Maggio doveva tornare in Sicilia a commettere omicidi. E io dai primi di agosto,
quando poi è successo il tentato. Ma quindi stiamo parlando della commissione di omicidi dell'estate di quell'anno. Sì, ma io questo fatto però di maggio ho cominciato in questo periodo, ma ero già i primi sintomi già l'avevo io nel 93 con i mezzi bruciati al miceria Giuseppe. C'è da questo momento in poi e con le intercettazioni telefoniche fra Reda e Di Maggio, io già da questi fatti ho elementi in mano, poi ho altri elementi in mano che Di Maggio vuole ritornare in San Giuseppe Ato e nel territorio a commettere l'omicidio, che si vuole prendere il mandamento. Prima ancora che esce il dossier Fragalà, io già ho gli elementi per dire questo, solo che inizialmente Di Maggio ancora non aveva commesso omicidio. Quindi io cerco in tutte le maniere di aiutarmi con tutti i santi per poter bloccare Di Maggio, non mi riesce, tant'è vero che a causa di questo fatto che i magistrati non mi credevano, in quanto dice lei ce l'ha con Di Maggio, lei ce l'ha con Di Maggio, ma io dicevo sempre, guardi, Di Maggio sul processale di Gento in parte ha detto sempre la verità, in parte ha mentito nel senso per quelle che sono le mie deduzioni o conoscenze, che poi sono i magistrati a decidere se ha mentito o meno. Non ha detto tutto, per quelle che sono le mie conoscenze, che io non conosco tutti i verbali di Di Maggio, e poi in base alle mie conoscenze, all'intercettazione ambientale e al tentato omicidio di Fasciallora Giuseppe, io abbandono il discorso dell'onorevole Andriotti, cioè a me non mi interessava più il processo Andriotti, e subito avverto i magistrati di stare attento che è Di Maggio quello che sta commettendo gli omicidi, tanto è vero che ce ne sono voluti 7 e non 2, e due tentati omicidi per poter arrivare a bloccare Di Maggio. Di Maggio è stato bloccato grazie a me, non grazie a Maesca. Va bene, vediamo adesso un po' in dettaglio le notizie che lei conosce e può dire rispetto a... Non ho capito la domanda, avvocato. Dico adesso le faccio delle domande dirette. Allora, andiamo per ordine. Per quanto riguarda questo incontro raccontato da Di Maggio tra Rina e il senatore Andreotti, l'episodio noto, diciamo, ormai come l'episodio del bacio, lei in realtà ha saputo qualcosa o no? Io, in base alla mia deduzione, alle mie conoscenze, ero convinto che questo incontro non poteva esistere, ma non sono in condizione né di poterlo smentire neanche di poterlo confermare. E invece vediamo un po' quali rapporti, riprendiamo un attimo il filo del discorso delle domande del pubblico ministero. Quali erano invece, quali sono state le occasioni nelle quali lei ha avuto conoscenza o ha sentito parlare di rapporti tra il senatore Andreotti, la corrente andreottiana e Cosa Nostra? E con... Per esempio qualcosa che del processo Rimi. Sì, ma dico ancora prima, si ricorda, lei per esempio sa qualche cosa del sequestro Corleo? Il sequestro Corleo, sono venuto a conoscenza di questo sequestro. Chi, chi era, lo può dire alla Corte? Chi il genero di Antonino Salvo, il suocero di Antonino Salvo, Nino Salvo. Di questo... Quando fu sequestrato? Non lo so dire quando fu sequestrato, io solo ci parlavo. No, non glielo so dire, direi una anni 70, 73, 74, 75, a questo periodo. Però non glielo so gli dire. Gli anni 70, va bene. Sì. Io so semplicemente che poi di questo fatto se ne parlò, che il gruppo Badalamenti in Cerillo accusavano, ci cioè andavano dai Salvo, cioè da Nino e Ignazio Salvo, accusando Salvatore di Nei Corleonesi, che era stato lui a commettere questo sequestro. Invece lui non era, ma bensì era uno di quelli che aveva scoperto gli esecutori materiali del sequestro Corleo e li aveva eliminato per, come so dire, la famosa legge di Cosa Nostra, che sequestri in Sicilia non se lo dovevano fare, tranne che non erano autorizzati dalla Commissione. E in questa occasione del sequestro Corleo lei ha
avuto notizia di rapporti, diciamo, politici di capi di Cosa Nostra? Non riesco a focalizzare la domanda. Dico, in occasione di questa vicenda del sequestro Corleo, quando si va alla ricerca, quando si mettono in moto i Salvo e via dicendo, quando si accusa Rina, insomma questa vicenda che lei adesso ha raccontato, in questa occasione lei ha avuto modo di sapere, ascoltare, diciamo, riferimenti a personaggi politici, a rapporti politici tra dei Salvo in particolare, già in quel periodo? No, io quell'unica cosa che ascolto è tra Salvatore Rina e Salvo, che commentavano questo fatto, in quanto il sequestro con Leo, il gruppo banalmente, in bontà, accusavano Salvatore Rina, tant'è vero che i due Salvo, poi diciamo questi desandrati, ci dicevano un sacco di tragedie, noi abbiamo fatto un miracolo per loro, e vedessi come ci mettevano contro a te, ci dicevano Toduccio, ci hanno messo contro a te, quindi se c'è qualche cosa che tu ti è arrivato all'orecchio, sappi che è per colpa di questi signori, ma non è per colpa nostra. Di politico non so niente. Senta, alla fine degli anni 70, diciamo poco dopo questa vicenda del sequestro Corleo, prima che scoppiasse la guerra di mafia, lei può dire da chi era composta la commissione di Cosa Nostra, si ricorda? Ma sommariamente, sì. Che non è... Dunque, provo ad aiutarla io. C'era Gaetano Badalamenti? Sì, in un dato punto sì. Sì, no, nel 77, 78, perché poi Gaetano Badalamenti fu estromesso. E Gaetano Badalamenti aveva un ruolo importante nell'ambito di Cosa Nostra in quel periodo? Ma io ho saputo che era capo mandamento di Cinisi, direttamente non lo so, dice che aveva un ruolo di capo di Cosa Nostra. Sapevo che faceva parte di altri triunfigato, Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e Salvatore Rina. Però come ruolo specifico di capo provincia o di altri fatti, questo io non lo so. Gaetano Badalamenti conosceva i Salvo? Sì. Lei come lo sa? Da Salvatore Rina. Tutti e due, Nino e Ignazio? Sì. Gaetano Badalamenti conosceva Buscetta? Sì. Lei lo sa come? Sia da mio padre che da Salvatore Rina, e che poi dallo stesso Ignazio, quando io lo andavo a trovare per il macchissimo processo, come lui è stato citato da Tommaso Buscetta, quindi si lamentava contro il Buscetta e Stefano Bontade, per dire a chi mi hanno portato, a chi non mi hanno portato, che oggi si è fatto pentito. Quindi sì, è giusto dire che tra Badalamenti e Buscetta c'è un rapporto stretto? Sì. Tanto è vero che noi cercavamo di eliminare il Badalamenti e lo stesso Buscetta in Brasile tramite Gio Lamberti. In quel periodo, sempre in quel periodo della commissione, si ricorda se faceva parte anche Pippo Calò? No, non glielo so dire. Mentre invece faceva parte della commissione, in quel periodo, mi pare che le ha detto, comunque glielo chiedo, faceva parte della commissione in quel periodo Stefano Bontade? Stefano Bontade, Calogero Di Maggio e poi Salvatore Inzarillo, per Passo di Rigano. Stefano Bontade per Santa Maria di Gesù, Antonino Mineo per Bagheria, che poi è stato eliminato, poi il mandamento passò a Villa Abate, per San Giuseppe Ato Antonino Salamone, e per Parte Amico Geraci Antonino, per Cinisi, che poi questo mandamento è stato sciolto, Badalamenti Gaetano, per San Lorenzo Resuttana Saro Riccobono. Senta, i rapporti tra Bontate e i Salvo erano rapporti buoni? Rapporti tra? Tra Stefano Bontate e i cugini Salvo.
Tant'è vero che prima che i salvo si mettessero a disposizione di Salvatore Rina erano talmente buoni, in quanto noi abbiamo fatto una distorsione, un certo Lombardo, se non ricordo male, che era il presidente della Sicilia, e che noi i soldi li abbiamo avuti tramite Stefano Bontati, e Stefano Bontati ci hanno rivolto ai salvo, quindi erano ottimissimi. Senta, all'interno della commissione i rapporti tra Bontate, Badalamenti, Riina, insomma quelli che lei ha menzionato, erano buoni, si sono mantenuti buoni fino a quando? Dunque, io gli posso dire che Salvatore Riina, i primi malumori, per quelle che sono le mie conoscenze, cominciano quando lui sospetta che Gaetano Badalamenti lo voleva far arrestare con un appuntamento dal commercialista Mandalari, uno. Poi c'è l'eliminazione di un uomo d'onore, Angelo Graziano. Poi ci sono tanti piccoli altri fatti. Peppe Di Cristina, che lo considerava un confidente di polizia, come poi è riuscito, è venuto fuori. Tutta una serie di fatti che Salvatore Riina contestava al gruppo Bontà. Questo Bontate, inserirlo, Badalamenti, sì. Perché anche se poi nell'ultimo periodo Badalamenti era messo fuori famiglia, ma Salvatore Riina ci risultava che i contatti loro l'avevano sempre. Cioè Bontate e Badalamenti continuavano ad avere dei contatti pur dopo che Badalamenti era stato messo fuori. Perfettamente. Tant'è vero che noi, prima di uccidere Stefano Bontate, noi dovevamo eliminare Leo Rime e Filippo Rime, cioè padre e figlio. Non c'è riuscito. Perché che c'entravano i Rimi? Erano parenti di Badalamenti? Non lo so, c'era un cognato, non so se di Leo, di Vincenzo, comunque, erano di parenti di Gaetano Badalamenti. Stiamo parlando, si ricorda all'incirca il periodo, signor Tusco, qual è il periodo di cui stiamo parlando? Cioè appunto questi inizi di rottura, questi segnali di rottura. L'inizio di rottura, quindi il colonnello Russo, come lei poco fa ha detto, inizia a 77, quindi già molto prima già ci sono questi inizi di rottura. Quindi 75, 76, e poi ho saputo alla sentenza del colonnello Russo che il blitz dei carabinieri nel commercialista Mandalaccio è stato nel 74, quindi già nel 74 c'erano questi sintomi di rottura. Ma quando precipita poi questa situazione? Come? Quando precipita questa situazione? Perché? Precipita questa situazione, poi fu l'omicidio del colonnello Russo che Salvatore Riina sfidò in commissione e parte dei componenti della commissione quando gli avevano detto che non... lui aveva chiesto di eliminarlo, ma non gli hanno consentito l'eliminazione. Salvatore Riina, appena si trovò il colonnello Russo nel suo territorio e con l'aiuto di parte del mandamento di Ciaculli, affrontò l'omicidio, cioè ha commesso questo omicidio. Poi questi malumori c'erano, i malumori si sono completati, Salvatore Riina si litigò in maniera molto verbale con Pietro Marchese e siccome l'ago della bilancia dei vari mandamenti e della provincia palermitana era Ciaculli, a che Pietro Marchese con Giovannello Greco, Spitaleri e tanti altri, Pina Greco e una parte del mandamento di Ciaculli si alleò con Stefano Bontate e tutto il resto per fare la guerra contro Salvatore Riina e tutto il suo gruppo.